Buonasera a tutti ancora. Questa sera siamo qui con Enrico Monacelli e Claudio Culesco per parlare di Demonologia rivoluzionaria, un'antologia a cura del misterioso gruppo di Nun, Che che ci è stato appunto. detto è la camorra. Questa è una teoria di cui ritengo responsabile soltanto Claudio, per cui me ne lavo le mani. Che appunto si propone di essere un manifesto di resistenza occulta, quindi a partire un po' dagli scritti di Claudio e Enrico, che hanno partecipato attivamente con vari saggi all'interno del libro, non solo loro, ma anche Laura Tripaldi, Valerio Mattioli. È un saggio inedito di Bronze Age No, Collapse, non no, inedito, cioè no, recuperato insomma, recuperato. però appunto pubblicato in italiano apposta e tradotto da Claudio Culesco. E niente, appunto, sei scappato, No, mi sono dimenticata di mettere la stories, vabbè. E appunto, questo libro è un libro molto, 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 molto. È stata una lettura molto, molto intensa, devo dire. Viscerale, direi. Ha fatto anche molto male, personalmente. Sì, Sì. concordo. Poi, appunto, cioè, quando ne discutevamo in privato, ci è stato detto: non chiedeteci la tesi del libro perché forse non esiste, probabilmente, cioè, nel senso. Sono testi sparsi che in qualche modo cercano di raccogliere questo enorme caos che c'è appunto in questo libro qui, che con questo bellissimo sole nero sopra la copertina che risucchia la luce. E appunto. Ci sono già dei commenti in chat per Enrico, volevo dire, vabbè. E niente, cominciamo. Ciao Zombie Glenn. Cominciamo magari con una piccola presentazione vostra, cosa fate e anche perché avete scritto questi saggi e da dove è nato questo libro, Sì, anche come è perché nato, però. Da come ho capito, comunque sono saggi che sono stati scritti in questi anni e poi recuperati e inseriti all'interno del libro. Quindi chi vuole cominciare, prego. Magari inizio io, Claudio? Faccio. Vabbè, inizio io, vedo delle gesticolazioni. Vedo Claudio che Sasso, carta, gesticola. forbice. Sasso, carta, forbice. Esatto, sasso, carta. No, dai, inizio io così poi. Tu puoi inserirti con le tue teorie su chi sia il gruppo di Nun, Mia teoria Enrico. sugli incel. Allora, prima di tutto grazie per averci invitato. Sono davvero felice di essere qui a parlare di questo libro veramente strano e veramente doloroso anche per noi. Cioè, la cosa che a me Soprattutto. stupisce è quanto le persone che l'hanno letto e che ci hanno parlato del libro nel corso del tempo, l'abbiamo descritto sempre come un'esperienza molto intensa e molto dolorosa, e sono contento, tra virgolette, che sia così, perché per noi è stato veramente un calvario come poche altre cose nella mia vita, per cui credo che questa visceralità, cioè sono contento che la cosa in un certo senso si trasmetta. Non è una grande felicità e probabilmente non dovrei essere nemmeno particolarmente contento di far male alle altre persone, però così è e un po' me lo prendo, me lo rivendico. Indubbiamente il libro appare come uno strano insieme disomogeneo di saggi che sono stati scritti nel corso di 3 anni. Sono saggi molto diversi tra loro, saggi che parlano veramente di una quantità di argomenti abbastanza terrificante, nel senso che non saprei nemmeno dire quali sono i temi che trattiamo, perché ne trattiamo talmente tanti, talmente diversi, e in una maniera talmente schizofrenica che fare un riassunto sarebbe sostanzialmente impossibile. È un libro che, se dovessi spiegarlo in 2 parole, è il risultato di una chiamata che noi come individui, io, Claudio, Laura, Valerio, abbiamo ricevuto
3 anni fa dal gruppo di Nun, ed è stata un po' l'elaborazione di questa chiamata, essere un po', diciamo, presi in causa da questa forza maggiore che ci chiedeva di produrre qualcosa, ed è stata una sorta di strana emorragia di testi, per cui ci sono così vari e diciamo disomogenei, anche perché noi li abbiamo un po', diciamo, sanguinati fuori più che scritti. È veramente un insieme di, appunto, risposte a questa sorta di chiamata superiore. Che altro dire? Non so, è indubbio che appunto il motivo per cui in privato scherzavo e scherzavamo sul fatto che ci imbarazza sempre un po' quando ci chiedono qual è la tesi del libro, è che probabilmente una tesi di fondo nel libro non c'è, ce ne sono tante, ce ne sono anche di contrastanti l'una con l'altra. Spesso ci siamo ritrovati anche in imbarazzo a spiegare che cosa voglia dire il titolo, per cui è proprio un libro che è un enigma per noi in primis, prima ancora di essere un enigma per chi si ritrova a leggerlo, per cui sinceramente queste domande di apertura, diciamo, rompere il ghiaccio su questo libro, almeno per me, è sommamente difficile perché non ho, diciamo, una quarta di copertina da proporvi, non vi posso dire sì, il libro parla di questo, questo e quest'altro ed è un saggio critico su questo fenomeno. È qualcos'altro, è stata un'esperienza prima di tutto, per cui se dovessi proprio metterla giù in questo modo un po' da cioè, lo metterei probabilmente così. È stata un'esperienza con queste forze maggiori. Non so se Claudio vuole salvarmi da questo, da questa presentazione impossibile che ho fatto. Sì, no, sono d'accordo, ne ho parlato anche più volte. Il libro si presenta sicuramente come un elaborato della camorra. No, è estremamente frammentario, ma ha delle coordinate basi fondamentali, non tanto concettuali quanto forse immaginative, e si innesta intercetta per dirla con Guattari, che diceva il filosofo, il pensatore, chiunque pensi qualcosa, non è un autore, ma è un'antenna. Nel migliore dei casi, io aggiungerei, è un'antenna, quindi percetta qualcosa che è nell'aria. Diciamo che il libro si è dimostrato, non dico oracolare, non profetico, ma oracolare in determinate occasioni recenti, e meno come nell'assalto al Campidoglio, la figura del barbaro. E l'assalto al Campidoglio, ma anche sulla pandemia, molto banalmente, cioè eventi di proporzione planetaria, se non addirittura cosmica, a un certo punto. Speriamo non caschi anche un meteorite, perché sennò si avvera da parte del. Speriamo, Dio, dipende dai punti di vista, si avvera un'altra parte del libro. Un libro doloroso, è un libro doloroso a seconda di chi lo approccia e di cosa, di quali materiali si approccia. Alcuni possono far molto male per taluni casi, altri per altri. Cioè, per esempio, mi ha colpito una visione di Laura, che sta verso la fine del libro, su un cadavere, essenzialmente, che mi è stata riferita più volte nel corso della vita. Cioè, molte persone hanno avuto questo tipo di esperienza. È un'esperienza piccola, locale, estremamente localizzata, ma che è riuscita a cogliere un sentimento universale. Più o meno a tutti è capitato, in maniera più o meno intensa, di avere a che fare con i vermi che compongono il cadavere, con la decomposizione. Quindi è un libro che può far male in molti modi. Non sono scontento che faccia male, perché se il libro fa male, fa qualcosa, è già qualcosa, non è niente. E fa parte anche lo vedremo più avanti, del potenziale negativo che possiede questo libro. È un'antologia di scritti, alcuni sono anche abbastanza comici, parossistici, esagerati, eppure riesce a incanalare a livello emotivo delle forze. Le forze che possono far male, possono fare anche del bene, perché il
il punto del libro sarebbe anche quello di essere un libro che ha uno spessore politico, che ha uno spessore, non dico culturale, che non significa nulla. Potrebbe avere l'ambizione di innestarsi all'interno di una cultura, di una civiltà, della nostra civiltà. Riflette degli aspetti della nostra civiltà occidentale decadente, che si avvia verso la fine. Questo abbiamo visto anche in recenti presentazioni, anche in quella con Tina, la storia della grande estinzione. E la forza ingenua, inconscia del libro, di un'antologia in cui i pezzi sono stati, come dice Rico, sanguinati, è sicuramente quella di non avere freni, non avere limiti, non avere dei confini che inquadrino il lavoro che è stato svolto. E questo lo dà in un certo senso medianico, ha un potere medianico. Poco ci è mancato che andassimo col pendolino. Si potrebbe fare, potremmo farlo subito, ce l'ho, vediamo. Poco ci è mancato in pubblico. Comunque sì, cioè, in generale sono d'accordo con te, Claudio. Cioè, il motivo per cui parlavo forse della disomogeneità di fondo è che indubbiamente ci sono dei temi. Non so quanto siano sempre delle, però forse stiamo mandando il discorso troppo avanti, non so quanto siano sempre dei temi consci, cioè non so quanto ci sia effettivamente noi che parliamo di qualcosa piuttosto che noi che ci facciamo carico di immagini, suggestioni, un certo tipo di ambiente culturale, che in fondo è un ambiente culturale anche probabilmente molto ristretto, ma carico di un certo tipo di immagini, di idee, per cui ed è penso anche il motivo per cui, cioè, la cosa che mi colpiva da un certo punto di vista, rileggendo poi alcune cose, è quanto molti di noi, ad esempio, parlassero già di pandemie, peste, pestilenza, e da autore ti senti un po' nella posizione del peggior stronzo sulla faccia della terra, perché dici, cazzo, ho previsto una pandemia, sono talmente una merda che il mio libro ha avuto questo ruolo di presagio. Chiaramente non l'ha avuto, cioè sarebbe assurdo pensare che noi siamo stati chissà quali profeti di chissà che cosa, però è indubbio che in un certo senso forse ci siamo fatti carico di paure inconsce, collettive, e le abbiamo un po' sputate fuori in questa maniera, a volte anche molto adolescenziale, brutale. L'altra cosa che è uscita spesso su questo libro è se sia fiction o se siano saggi, e secondo me è una domanda un po' mal posta, cioè ci sono un sacco di parti del libro che secondo me sono assolutamente fiction, cioè che sono proprio finte, sono dei romanzetti, però forse la forza sta anche lì, il fatto che ci siamo assunti il rischio di raccontare anche le nostre fantasie, le nostre ossessioni, le nostre manie, per cui questo lato maniacale e fiction del libro è una cosa che anche qui mi rivendico, per quanto con tutti i limiti del caso. Ma assolutamente, ma se ti ricordi negli anni in cui abbiamo cominciato a scrivere alcuni di quelli dei pezzi che sono finiti all'interno della raccolta, si parlava già di pandemie per il scioglimento dei ghiacci, riscaldamento globale, iperbatteri, ritorno dell'antrace, cioè il sentimento adolescenziale che c'è secondo nel libro costantemente, ci pensavo oggi pomeriggio mentre lavavo i piatti, è adolescenziale, cioè cos'è che è adolescenziale, in che senso il nichilismo è infantile? È infantile nel momento in cui gli adulti cominciano a raccontarsi delle storie, che sono storie più storie di quelle dei bambini, perché sono le storie del mondo condiviso. E più o meno dopo la terza fine dell'adolescenza si entra nel mondo degli adulti e ci si comincia a raccontare queste storie. È un po' il problema del pessimismo e del nichilismo, ciò che li accomuna tanto è che pretendono di essere più reali del reale, pretendono di essere più reali del re. Ma sono delle assenze, del togliere delle emozioni, ma anche l'escapismo. Adesso c'è, in questo momento c'è un fortissimo ritorno all'escapismo e ci stavo pensando anche che Monologia rivoluzionaria è un testo escapista, fortemente escapista, va verso delle vie di qua che sono buchi neri, pozzi di morte, stelle morenti,
ma è un testo escapista. Ma in questo senso escapismo è esplorazione di possibilità, di virtualità, di anfratti di un labirinto cosmico, terrestre, esistenziale, individuale. Di base si può dire che è un testo adolescenziale, ma è un testo adolescenziale che ha raccolto e intercettato una marea di tentacoli che provengono dall'immaginario contemporaneo. Allora è meglio essere adolescenti e raccontarsi la storiella tutti insieme, contemporaneamente quella che ha senso, quella che funziona, quella del vero rivoluzionario, perché cioè, l'effetto effettivamente c'è stato. Ci si può anche occupare di cose serie e contemporaneamente lasciarsi andare in queste correnti sotterranee, in questi flussi sotterranei. Sì. Sì. Un po' questo, questo inizio già addentrandoci. Sì, 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 a gamba tesa, infatti, sì. Tra l'altro rispetto al fatto di aver anticipato tendenze, eccetera, vi dico solo che noi nel... 2019, era Capodanno 2019, sì, Capodanno 2019, oh che bello, sì, brindiamo alla catastrofe, sì, buona, esatto, catastrofe, esatto, bla bla bla, due mesi dopo, coronavirus, cioè, quindi comunque sì, sicuramente ci sono state delle tendenze che cioè, erano già state intercettate un po'... Lo sapevamo tutti. Sì. Inconsciamente sì. Inconsciamente sì, magari uno ci scherzava o comunque cercava di prenderla non troppo sul serio, perché poi alla fine non sai mai quello che succede, però alla fine si è realizzato. Di esorcizzare certe paure anche attraverso appunto questi espedienti quali, appunto, che so, ti auguro una buona catastrofe, capito? Una cosa del genere. Insomma. Sì, però era già nell'aria, possiamo dire. Chi non se n'era accorto era uno stolto a questo punto. Anche perché poi c'è la realtà, il tempo ci ha dato ragione in un certo senso. Quando è che una catastrofe non è nell'aria? Sì, 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 assolutamente. E c'erano delle domande in chat. Sì, allora qualcuno in chat ha notato che se unite Farwell e Gorgoroth, ovvero le vostre due magliette, sì, è l'anagramma di Bronze Age Collapse, pazzesco, incredibile. È bello. Tutto voluto, come tutte è la Camorra. Tutte volute. Colpa della Camorra. E poi chiedevano: c'è qualche legame estetico-intellettuale con il collettivo Dark Mountain e il collettivo che ha preso parte a Demonologia, il gruppo di Nun? Sono le stesse persone. Ok, bene. Top. E niente, queste erano le due domande per il momento. E, sì, per rispondere alla domanda di Claudio Stemporanea sulla questione di Dark Mountain, effettivamente Claudio è abbastanza fan, e anch'io, di quel tipo di immaginario ecologista molto nichilista, molto oscuro. Poi, come sempre, all'interno dei gruppi leggermente a destra del peggior delle peggiori regimi storici ci sono varie scissioni. E su questo ci siamo divisi parecchie volte, però sì, assolutamente. È arrivato un segnale pure in chat, cioè nella videochiamata. E, a proposito, sì, sì, ma rispondo questo... anch'io a questo punto al volo. Vai, vai. Sì, sì, vai. Non ci sono nella prassi, ma c'è, cioè, una volta che mi do un titolo come Selected Works for Uncivilized Times. Opere esilate per tempi non civilizzati, stiamo parlando della stessa cosa. Allora, io volevo chiedere, dato che questo saggio appunto è stato definito come Italian Weird Theory, sotto la categoria di Italian Weird Theory, che è, diciamo, questo genere, va, chiamiamolo così, a cui in un certo senso avete dato il via con questo saggio qui in Italia,
Che cosa significa Italian Weird Theory? E vabbè, poi parliamo anche dell'elemento italiano all'interno di questo contesto principalmente. Allora, per ricostruire un po' la storia dell'Italian Weird Theory, perché anche lì, come tutto quello che riguarda questo libro, è una storia abbastanza rocambolesca. I primi saggi che erano usciti avevano ricevuto una certa attenzione nel mondo anglosassone, specialmente da parte di un blogger che adesso è diventato anche, cioè, che adesso è stato pubblicato anche dalla stessa casa editrice che ha pubblicato Demonologia Rivoluzionaria, per cui not, ossia Edmund Berger, avevano notato questi saggi, avevano visto delle affinità con la direzione che l'accelerazionismo stava prendendo anche all'estero, e si erano messi a fare una sorta di antologia, prima che esistesse l'antologia, di tutti questi pezzi di theory strana, che loro percepivano come una sorta di entità aliena che arrivava dall'Italia, che dovevano un po' catalogare. Da questo è nato un post sul blog di Edmund Berger, in cui lui parlava per la prima volta, proprio intitolato Italian Weird Theory. Chiaramente dietro a questo nome, purtroppo per fortuna, non è che ci fosse una grande teorizzazione, era appunto una sorta di grande contenitore letterario, per cui si diceva sta uscendo della teoria strana, viene dall'Italia, mettiamo insieme queste tre parole e diamogli una sorta di nome catchy per far capire di che cosa stiamo parlando immediatamente. Da lì, sapendo che da idee false comunque poi accadono eventi reali, siamo ritrovati effettivamente a lavorare con questa categoria, cioè a cercare di espanderla, che cosa avrebbe potuto significare essere da un lato degli autori che si radicavano volontariamente nel loro, diciamo, suolo nazionale, per cui da un certo punto di vista iniziavano a ripensare a quello che era un po' il loro, le tradizioni, l'oscurità tipica del nostro paese, cioè del paese in cui nel bene e nel male siamo cresciuti, e allo stesso tempo come metterlo in contatto invece con quello che è l'ultra contemporaneo, per cui la theory più strana, tutta quella fiction weird che stava uscendo e che sta uscendo in questi anni, per cui di unire da un certo punto di vista quello che è il nostro retroterra ancestrale, diciamo, la nostra, i paesini di provincia, un certo tipo di disagio tipicamente italiano, una certa anche storia gotica che riguarda il nostro paese e che da un certo punto di vista, diciamo, si riverbera all'interno della nostra vita anche se non ce ne rendiamo conto, per cui il folklore, le leggende, un certo tipo di magia anche, di concezione magica del mondo che è radicata nel nostro paese, e di unirlo con il, appunto, quello che era un weird più visto come internazionale, internazionalizzato, che poi anche lì ci sarebbe un po' da aprire la questione sul fatto che il weird da un certo punto di vista è sempre un po' una strana entità locale, che cerca sempre di rendere strano il posto in cui è, piuttosto che spingersi fuori, un po' sempre questa funzione da buco nero, però vabbè, questo è un altro, appunto, un altro delle varie derive che abbiamo già preso abbondantemente nemmeno mezz'ora. La cosa che è chiaramente interessante nel libro è poi il risultato che ha dato, un risultato anche qui totalmente inatteso, nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe uscito così, e il risultato è questo strano mix di magia, soprattutto che quello era perfettamente, diciamo, calcolato, cioè ce l'aspettavamo di infoiarci con un certo tipo di magia, provincialismo, provincia magica, quel retroterra italiano. Quello che ci aspettavamo meno era una certa fascinazione anche con tutta una serie di pensieri magici che però vengono considerati più istituzionalizzati, se vogliamo, cioè sia io che Claudio, ad esempio, giusto per citare i presenti, ci siamo molto appassionati in quel preciso periodo di cattolicesimo, di misticismo. Laura anche, ovviamente, Laura è forse quella che più ha esplicitato questa cosa all'interno del libro, per cui anche con questi pensieri che semplicemente noi non pensavamo di toccare perché partivamo da Nick Land, accelerazionismo e iperoggetti, e ci siamo ritrovati nei conventi e con Angela da Foligno come interlocutori primari, e indubbiamente il risultato è un po' questa strana commistione di materiali che non stanno insieme, appunto
è abbastanza normale all'interno del libro imbattersi prima in Re Zanegarestani e Ciclonopedia e poi ritrovarsi a sorbirsi pippe infinite sul misticismo, Angela da Foligno e cose di questo tipo. Però, appunto, è sempre questo strano esercizio di tenere insieme l'arcaico, anche il molto personale, quello che è radicato nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza, nella nostra educazione, e il fuori, inteso nel senso più cosmico e più terribile possibile. Proprio questa commistione del mondo interiore che viene stravolto volontariamente e aperto a tutta una serie di suggestioni che probabilmente non sarebbero mai arrivate. Da un certo punto di vista, la metafora migliore è quella un po' centrale nel libro, specialmente nella nostra astrologia catastrofica, su quando si parla del meteorite. Cioè, l'idea è un po' quella, cioè questo strano meteorite che cade proprio di fianco a casa tua, vicino ai tuoi amici d'infanzia, vicino alle cose che ti sono più care e anche più familiari e le rende totalmente aliene. Cioè, ti strappa proprio le cose più familiari che potevi avere e le rende strane e fa uscire anche un certo tipo di trauma e sofferenza e di dolore che però è un dolore utile, un dolore che appunto ti apre al resto dell'universo in un certo senso. Io ho sempre avuto un po' un'affinità col misticismo, quindi il punto della questione misticismo è, almeno personalmente per me, è partito dal momento in cui io ho incontrato il pensiero accelerazionista qualche anno fa. L'ho espanso, ma mi sembrava qualcosa di molto mistico, forse per la traccia batagliana che c'è ancora all'interno, per alcune interpretazioni mie di Deleuze e Guattari, ma già per me il Klemm, Negarestani e tanti altri vengono sparati direttamente all'accelerazionismo. Per me anche Eugene Tiger, tra le ceneri di questo pianeta, è un accelerazionista, cioè, è una particolare mistica antropocenica accelerazionista. L'unica cosa che ho pensato è stato: che succede se si prende questo pensiero vagante dell'accelerazionismo gli si inietta dentro un bel po' di cattolicesimo, un bel po' di reazione? Cosa può succedere se l'accelerazionismo diventa antimoderno? Poi andremo a vedere. Per la questione fiction theory, Italian Queer Theory, beh, non bisogna credere mai alle tagline dei libri, perché mentono spudoratamente. Cioè, intanto è una pappagallata dell'Italian Theory, che è quella ben nota. Secondo Weird, io dico una cosa brutta adesso, che è quella che per me bisognerebbe prendere tutta la categoria Italian Theory, prenderla, metterla da parte e andare a ricostruire un pochettino cos'è la teoria italiana. Poi io ci metto i pessimisti, quindi ci metterei Leopardi, ci metterei Carmichael Scheffer, ci metterei Renzi, c'è una enorme Andrea Emo. C'è un'enorme tradizione di nichilismo pessimismo italiano che va dal 1700 fino all'altro ieri, dopoguerra, Martinetto. Perché Weird? Weird, come dice Enrico, c'è una. È anche colpa di Valerio Mattioli, se vogliamo, però perché Weird? Di idiosincrasie sue. Perché Weird? Tutta questa letteratura Weird, Neo Weird, Vandermeer, Mieville, praticano delle ibridazioni narrative, trattano materiali che sono molto duttili, sono al di là del duttile, sono sconfinati. E il tentativo forse è questo, forse leggendo questo tipo di teorie qualcuno ha pensato: è weird, weird perché è fortemente ibrida, non è identificabile immediatamente. Weird però è anche un po' terminologia dello sciocco, che apre qualcosa che parla della realtà, come può essere un'area X di Vandermeer, che parla di genoma, di cose che succedono effettivamente nel genoma, ritraendole in maniera parossistica enorme e non riconoscendo i materiali anonimi di fronte ai quali si trova, impazzisce, dice: questo è weird, è strambo, è bizzarro, è confuso. Quindi è anche un modo per essere riconoscibili, perché non riconosciuti. Meglio, forse, non essere riconosciuti, però c'è sempre un elemento di realtà nel weird, è fondativo, è la realtà essere weird.
Visto che comunque stiamo infamando Mattioli e che sono dette cose, diciamo la verità più vera, cioè Italian Weird Theory è un modo per vendere sta roba agli accademici anglosassoni. Questo è la verità più profonda. Beh, sì, sicuramente comunque azzeccato, mi cade la cuffia. Cioè comunque a prescindere dal vendere o meno, comunque sicuramente ci sta, e cioè sicuramente è weird in qualsiasi senso lo vogliamo intendere. Poi c'è, voi ci avete dato la vostra interpretazione di weird, dal momento in cui comunque è una parola che oggi, cioè soprattutto oggi, non si sa a cosa effettivamente può essere riconducibile o meno, cioè ci puoi buttare un po' tutto dentro ormai, sì. Però comunque rimane sempre molto interessante a mio parere come insieme, sì. Ecco, di possibilità. Poi cioè, intanto c'era un commento in chat che dicevano che cos'è un convento se non un iperoggetto, quindi alla fine il percorso, sì, quindi si va a parare sempre lì, tutto sommato. E, mi interessava cominciare a parlare, approfondire un po' il discorso che faceva anche Enrico prima rispetto alla, cioè in realtà al tuo ultimo saggio, che appunto parlavi della provincia, e delle sensazioni che può dare, che dà la provincia, e tutto quello di cui è immersa, che spesso e volentieri non ha niente a che fare, ha poco a che fare con poi quello che succede nelle grandi città, nei grandi centri urbani che tanto esaltiamo. Però appunto, cioè, ad esempio, la questione della provincia, personalmente l'ho sentita parecchio, essendo che sì. Noi in pratica, cioè, viviamo in provincia, al sud, e tante di quelle... quella stessa infestazione che tu descrivevi, anche perché poi il concetto di Italia, e quindi cioè legare questa weird theory, diciamo, al territorio italiano, cioè quelle stesse energie che tu descrivevi comunque, cioè, scusate, mi sto un po' ingarbugliando, niente, le percepisco anch'io, le abbiamo percepite, e sicuramente c'è qualcosa nella provincia che rende il tutto comunque in un certo senso oscuro. Non saprei definirlo meglio, sicuramente l'avete definito meglio voi all'interno del libro, però effettivamente c'è quell'elemento di infestazione, sarà anche per diciamo un po' anche la storia che può avere il nostro paese in questo senso, e anche alla tradizione sia magica, esoterica che folcloristica. No, vai, continua. Così. No, vabbè, vuoi dire qualcosa tu? No, appunto, cioè, io ci ho ritrovato cioè, il discorso del folklore che si mischia col misticismo, soprattutto, cioè, il sud in particolare in Italia è pieno di folklore, soprattutto in particolare i luoghi che abitiamo noi anche in questo momento sono storicamente folcloristici, e nel libro ho ritrovato effettivamente descritta perfettamente quella dimensione, cioè tra il anche il terrore che un luogo del genere può dare, e appunto tutta quell'atmosfera anche magica, in qualche modo
riconducibile, cioè, come dire, a un certo tipo di immaginario, che appunto che poi anche nel saggio di Valerio Mattioli viene fuori, cioè, ovvero il sud come luogo, cioè non del sole, del mare, giusto appunto, ma come un luogo oscuro, dove così oscuro che il sole che vi batte sempre è un sole nero in realtà. Questa dimensione effettivamente l'ho trovata particolarmente calzante, proprio perché secondo me ha dato voce effettivamente ha messo insieme tutta una serie di pezzi che nel corso anche del Novecento e poi dell'Ottocento, eccetera, dalla letteratura al cinema, erano stati in qualche modo buttati fuori, però appunto in quegli scritti è stata, diciamo, ecco, trovato un quadro generale di quella dimensione. E niente, cioè, questo in sostanza. E appunto, cioè, nel discorso della provincia, poi in particolare nel tuo saggio, Enrico, cioè, l'elemento adolescenziale, che poi prima dicevamo, no, è un libro molto, cioè, lo avete definito voi un libro anche adolescenziale. Io personalmente l'ho visto anche un libro pieno di impulsi, cioè, che appunto sono riconducibili all'età dell'adolescenza. E appunto, cioè, nel tuo saggio in particolare, l'adolescenza è un momento cioè cardine di tutto quello che accade, no? Forse perché nella stessa adolescenza si assorbe involontariamente un po' tutta quella che è le energie, ecco, che compongono il posto in cui vivi, poi la tua stessa adolescenza, le influenze, anche involontariamente, che appunto fanno parte del luogo in cui vivi, dove sei nato, della tua storia in un certo senso, per quanto magari in quel momento l'unica cosa che si cerca di fare è di rigettarle, sì, poi esatto. E di rigettare quello stesso luogo, però allo stesso tempo lo si assorbe in qualche modo. Sì, e appunto, come dicevi poi tu, assolutamente c'è un libro che a nostro parere parla molto di impulsi principalmente, cioè in qualsiasi saggio, in qualsiasi testo, quello che muove il testo è un impulso specifico, degli impulsi specifici. Cioè. Sì. Questa come considerazione, ecco, scusate il pippone che abbiamo fatto entrambi. No, forse ci siamo persi no, anche no. Un po', ecco. No, no, ma cioè, in realtà sono tutte cose che sento molto vicine. Appunto, per me la provincia è stato veramente il tema che ho voluto affrontare di più in questo libro. In entrambi i saggi, in realtà, il primo, che era un po' una sorta di pezzo di maniera, in un certo senso, che era una risposta a un testo di Claudio, e il secondo, che invece è l'ultimo, quello che chiude il libro. E penso che forse, cioè, facendo uno spoiler al libro, ma senza rovinare un po' la sorpresa di quello che dovrebbe essere un po' il colpo di scena di tutto il saggio, che però è messo in una maniera talmente convoluta e volontariamente cervellotica che penso che lo capirò io e basta, ma questo è un'altra questione. Tutto il saggio è immaginato come una sorta di quadrato su quattro punti specifici della provincia in cui sono cresciuto io, e questi quattro punti sono immaginati come una trappola, c'è un riferimento a ogni punto, e idealmente la persona che legge il saggio dovrebbe ripercorrere tutti questi i vari punti di questo percorso e arrivare alla fine e arrivare un po'
alla verità del saggio stesso, al punto del saggio. E indubbiamente quello che per me era importante esprimere della provincia, o la sensazione che era importante esprimere, era da un lato indubbiamente la desolazione, cioè quel senso di magia accecante che una persona ha quando vive all'interno di quello strano mondo delle ombre che è la provincia italiana, che non è propriamente natura nel senso incontaminato del termine, perché ovviamente è urbanizzata, ovviamente è fortemente antropizzata, ma allo stesso tempo è ben lontana dalle grandi città, cioè è veramente un mondo parallelo a suo modo, in cui le persone vivono in maniere che sono inimmaginabili altrove. Cioè c'è questa sensazione che se non l'hai provato di prima mano, difficilmente riuscirai a capire la magia anche dolorosa di questi luoghi, cioè questa sorta di strana putrescenza che abita questi posti, una putrescenza che peraltro io non vorrei eliminare, cioè che io vivo come una sorta di strana materia magica che so che mi fa male, ma che vorrei in un certo senso preservare. E poi, soprattutto in secondo luogo, c'era la volontà di descrivere una trappola, cioè nel voler creare questo quadrato e questa sorta di mappa ideale di un pellegrinaggio altrettanto ideale, c'era la volontà di esprimere questo senso di trappola cosmica in cui, stando nella provincia, senti forse più vicino questo destino che ci accomuna tutti, questa sorta di strano punto finale, questo appunto destino, questa storia in cui siamo coinvolti ma in cui non siamo noi protagonisti, che ti conduce fino al momento finale, un certo momento in cui semplicemente non c'è più nessuno. Diventa tutto silenzioso e spariamo dalla faccia della terra. Per cui c'era proprio questa volontà di costruire, cioè che se il lettore si fosse avventurato troppo in profondità di quello che volevo dire, avesse ricercato troppo profondamente i vari punti che uniscono gli autori che tratto, le esperienze personali, eccetera, 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 si sarebbe trovato perso completamente, cioè avrebbe sentito proprio come se fosse all'interno di questa gigantesca bocca che si chiude su di lui. Per cui c'era la volontà di creare proprio una trappola per il lettore. Claudio vuole aggiungere qualcosa? Non so, si stava. No, io non. Io so, io abito a Roma. Non ne so niente. Non ne so niente. Io conosco solo la periferia, i ragazzetti che spacciano gli angoli delle strade, basta. No, sul sentimento adolescenziale che c'è dentro, non posso veramente assolutamente capire quello che dice Enrico. Lo sento molto, ma non lo capisco, ovviamente. Sul sentimento adolescenziale. Proprio del libro, io dico solamente da dire che siamo rimasti adolescenti, è evidente. C'è un'adolescenza prolungata dentro che si confonde col fatto che il libro spesso è scritto come in maniera colloquiale, cioè se uno va a scrivere un saggio per l'Accademia non parla dei Darkthrone e di Lil Peep. Può farlo, nessuno glielo vieta in realtà. Ma l'estrema vicinanza che il lettore può sentire con i testi scritti all'interno vengono non solo dalle esperienze personali, tantissimo dalle esperienze personali, ma non solo, ma anche proprio da questa colloquialità che non è solamente dell'adolescente. Cioè uno apre un libro che è una raccolta di saggi o di narrativa, già finché è di narrativa no, anche se anche lì c'è un limite, soprattutto in Italia, ma quando apre una collezione di saggi non aspetta di trovarsi certe cose davanti. E quindi lo shock è forte. Un accademico, una persona che si aspetta di trovare un testo politico, scientifico anche, serio, rimane traumatizzato. Però se stessimo al bar a parlarci con gli stessi toni, con le fonti alle mano, non sarebbe un problema. Quindi c'è, cioè, questo tabù dell'adolescenza prolungata, che è la nostra condizione anche, non solo generazionale, tantissime persone adesso, come sempre, pensiamo all'Outremont, testi romantici tipici del romanticismo francese, inglese, tedesco, sono
evidentemente adolescenziali sotto diversi punti di vista. Gotici, vengono chiamati gotici, anche l'etimologia rivoluzionaria è stato definito un testo gotico. Allora, leggiamo qualche, cioè qualche domanda in chat, prima di perderle ve le faccio. Allora, il pensiero di Ernesto De Martino ha qualcosa a che vedere con tutto questo? Nel senso, in fondo qui in Italia siamo stati un'avanguardia in quel campo. Poi, vai, rispondi poi dopo. Sì, sì, vabbè, sì, sì, c'era... vabbè, vai, prego. Beh, ha chiaramente un peso enorme un po' per tutti, cioè nel senso che è indubbio che si percepisce l'ombra di De Martino un po' in tutto il libro. È vero che si percepisce in alcuni saggi più di altri, cioè io ad esempio sono una capra assoluta in antropologia, per cui non riesco a trovare proprio l'appeal dei testi antropologici e li poso dopo 10 pagine, per cui lo prendo un po' più come idolo che come riferimento esplicito. Testi come quelli di Valerio, ad esempio, in realtà sono indebitati profondamente invece con quel tipo di letteratura, con quel tipo anche di studio della magia in Italia. Per cui sì, assolutamente siamo stati in avanguardia, senza scendere chiaramente nel nazionalismo spiccio. Uguale come Enrico, proprio non cambia niente. Che ne pensate dell'Italian occult psichedelia? Questa è una domanda di Valerio Mattioli. Anche questo per dire la stessa cosa. La cosa che penso è che recentemente ho scritto un articolo ed è stato ripubblicato da Mai e mi sono sentito veramente come un bambino che incontra il suo idolo per la prima volta ed è stato un bel momento. È un grande movimento, molto bello, di cui probabilmente noi siamo gli epigoni in qualche modo. Però sì, Valerio avrebbe sicuramente un'opinione più strutturata in merito. Sì, sì, ci piace, va bene. Dove poi appunto dicevano la putrescenza della provincia e l'anigredo della città. Sì. Allora, vabbè, siamo 51 minuti solo per parlare un po' di questo. Sì, solo per introdurre, insomma. C'erano tante cose di cui volevamo parlare, però appunto un altro tema importante che appunto voi vi ponete, perché dicevate, sì, questo è un testo molto colloquiale che non ti aspetteresti di trovare in ambienti accademici, e però allo stesso tempo comunque è un testo fortemente politico, perché già solo a partire dal fatto che a quanto mi sembra di capire, stasera proprio, quanto mi sembra di capire, appunto, lo scopo, diciamo, almeno dall'inizio del libro, quello di costruire questo famoso cammino di una sinistra dalla mano sinistra, in contrapposizione al cammino della mano destra, che appunto è questo insieme di tradizioni e dogmi propri della cultura esoterica, religiosa, dominante, ecco. Quindi cosa significa una sinistra dalla mano sinistra? Cioè, perché è necessaria secondo voi? Allora, questa è un po' è una delle domande che almeno io temo di più, ed è una domanda che spesso viene posta in una maniera ancora più brutale quando ti chiedono: ma quindi cosa c'è di rivoluzionario in questa demonologia? Cioè, dov'è il punto? Dov'è la rivoluzione? Allora, sicuramente c'è una definizione di base all'interno del libro. Questo sì, ecco, c'è una definizione di che cosa vuol dire mano destra e mano sinistra per noi. E penso che sia la cosa che ci unisce un po' tutti. Con mano destra abbiamo inteso genericamente questa tendenza all'ordine, per cui a mettere le cose in un ordine specifico, a dargli una forma, che sia gerarchica o meno, poco importa, però a dire le cose sono queste, le ho ordinate e sono sotto il mio controllo. Con mano sinistra noi intendiamo tutte quelle cose
che vanno contro questo, cioè tutte quelle forze che in realtà tendono a rendere il mondo più disordinato, a sostenere un certo tipo di non conoscenza nei confronti del mondo, a dire noi non abbiamo la possibilità di controllare tutto ciò che c'è là fuori, non possiamo controllare il non umano, non possiamo nemmeno controllare l'umano, e soprattutto l'idea che possa esistere un ordine per tutto il cosmo, o anche solo per piccole parti del cosmo, è una follia a cui noi vogliamo assolutamente opporci in tutti i modi. E questo penso che sia una sorta di diciamo, diagramma funzionale, cioè tutti noi abbiamo lavorato all'interno di questa idea. No ordine, sì disordine, scomposizione, disgregazione in tutte le varie salse che ci venivano in mente in realtà, dal livello personale, per cui assumendoselo proprio su di sé, al livello più politico, cosmologico, per cui immaginare come potrebbe essere un mondo in cui il disordine regna, tra virgolette, assumendo chiaramente come posizione forte che per noi già regna, cioè non è che bisogna fare dei grandi sforzi per fare in modo che il disordine regni, cioè è già così di fatto. Chiaramente poi a livello pratico le visioni politiche dei vari autori coinvolti sono molto diverse e hanno anche, cioè all'interno del libro c'è questo senso di ricerca della controversia a tutti i costi, da un certo punto di vista, che è un altro punto dell'adolescenzialità che noi probabilmente rivendichiamo da un certo punto di vista, per cui se qualcuno, mentre stendevamo il libro, ci ha detto no, di questa cosa non si può parlare, sistematicamente almeno uno di noi è andato esattamente in quella direzione. Per cui il caso, secondo me, più eclatante è quello di Bronze Age Collapse, che è il testo che conclude la seconda parte del libro. Il libro è diviso in tre parti ideali, e questa seconda parte viene conclusa da questo testo che è stato completamente tirato fuori dagli archivi da Claudio con un mio piccolissimo aiuto, per cui è stato questa sorta di lavoro di scavo di questo pezzo di schifo politico, in realtà, di anni ormai passati, in cui si affronta effettivamente tutta una serie di questioni politiche che, se non fossero assurde, sarebbero vagamente preoccupanti. Per cui l'idea del bodybuilding, della perfezione del corpo, dell'allenamento, cioè tutta una serie di temi che hanno questo lato, che è chiaramente preso da quello che poi viene concepita come l'alt-right nei discorsi internettiani, per cui anche questa volontà di scendere a patti con i materiali più oscuri del dibattito politico contemporaneo e vedere dove portano, vedere che cosa c'è lì sotto, proprio sporcarsi le mani con queste cose e uscire fuori cercando di produrre qualcosa, a volte anche dicendo questo fa schifo, cioè non c'è niente che possiamo salvare di questa roba. Però è indubbio che c'è questa sorta di volontà di cercare la controversia, di cercare tutti quei punti in cui l'inconscio collettivo è un po' esploso e sono uscite le parti peggiori e le parti più deleterie e assumersele su di sé. C'è quasi un lato, per fare proprio un momento di megalomania totale, c'è quasi un lato in cui, del testo in cui mi sembra che molti di noi hanno avuto questa sorta di involontaria funzione un po' cristologica e si sono un po' assunti i peccati del mondo che li circondava e li hanno sputati fuori cercando di liberare un po' il mondo di questa roba, di dire ok, noi ci siamo presi la briga di rielaborare tutto quanto, di digerirlo, di farci male in questo modo, ora possiamo andare avanti, ora tutto questo è stato esaurito, c'è proprio questa volontà anche di azzittire, diciamo, il dibattito estremo che ci circondava. Non lo so, è chiaramente il lato politico è forse il lato più difficile del libro, perché c'è ovviamente un lato quasi di volersi buttare appunto di affrontare tutte quelle cose che in realtà non avremmo voluto affrontare, il lato peggiore del mondo, ecco. Adesso andiamo a prendere una croce, la fissiamo qua dietro e espiamo tutti i peccati dell'umanità. Poi infatti è Pasqua, per cui Sì, ma beh, sì, è periodo.
Io anche tendo a rispondere poi alla cazzo di cane, però nel frattempo mi sono fatto delle espressioni formulariche che ripeto a questa domanda, per rispondere a questa domanda. Comincio a battere come Omero il dito. Allora, intanto una cosa che aggiungo che è nuova, che mi arriva in mente adesso, è che non è solamente una questione di colpa. Cioè, sicuramente tutti i temi che si potevano toccare, che non dovevano essere toccati, che siamo andati a pescare puntualmente per una forma di rifiuto anche del dibattito, così come si era impostato, come andava a impostarsi in quel momento. Cioè, il miglior modo per rifiutare un dibattito è andare a prendere tutti quanti i punti delicati, metterli lì e trattarli come se fossero normali, darli per normali. Ci sono dei punti in cui cioè, butto la parola natura così la sbatto all'interno di un saggio per contestare lo xenofemminismo. Io contro lo xenofemminismo non ho nulla. Non ho neanche, sono neanche andato ad argomentare tanto, in altri luoghi argomento di più, ma in quel momento era esattamente quello che serviva per costruire quella prospettiva, per andare a sistemare quella prospettiva, per chiudere quell'orizzonte lì. Quindi l'esigenza teorica di andare a mettere il dito, a ficcare il dito nella piaga di questi argomenti, non è solo per parlarne, ma non è neanche solo una funzione catartica, c'è anche una funzione di pura provocazione, di puro divertimento. In teoria, nella filosofia del Cento, è ricchissima di momenti di questo tipo. Pensiamo a Nietzsche, Schopenhauer, Hegel. È un recupero anche proprio dell'arte del sottile dell'insulto, della presa per il culo, molto banalmente. Un testo come quello di Bronze Age, Collapse. Cioè, io mi immagino questo povero Cristo che stava lì a sollevare le sue corde, di Platone, a farsi il culo da persona non fortemente ispirata, che si è spinta da sola, completamente da sola, si ritrova a un certo punto spentata in mezzo alla strike, così dal 2010 qualcosa, Rotti, si ritrova a essere un personaggio di destra. Come dire che Mishima è fascista nei termini in cui è fascista qualche altro personaggio, cioè Mishima non è fascista storicamente nel senso occidentale, perché fa parte di un movimento proto-nazionalista giapponese che ha dei sordidi legami col fascismo in secondo momento, in altra chiave. Quindi tutti questi personaggi, queste figure pop, queste immagini provocatorie servono anche a far slittare il nostro discorso. Sinistra della mano sinistra, quindi essenzialmente significa due cose. È molto provocatorio perché vuol dire più a sinistra della sinistra. Noi sappiamo benissimo la teoria del ferro di cavallo. Furia di andare, 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 ritorniamo indietro. La provocazione è molto forte. La tematica esoterica, cioè, non ci vuole niente, basta indicare la teoria marxiana piena di metodi perché tu indichi una teoria esoterica e dici le teorie esoteriche sono le destra. Perché sono alla base di qualsiasi tipo di pensiero neotribale, fascista, primitivista, nazionalsocialista, il mito, i miti nordici, cioè gli elementi per andare a fare un incidente, l'etimologia rivoluzionaria ce l'ha tutti, ha proprio le carte in regola per fare dei crimini contro l'umanità. Cosa vuol dire demonologia rivoluzionaria in questo senso? Ci sono due modi in cui la demonologia può essere rivoluzionaria. Il primo è attraverso le forze della proliferazione, come diceva Enrico, non essendoci un punto di saldatura. Ok, c'era una questa Ah, domanda. Perché ecco. il disordine dovrebbe necessariamente giovare alla sinistra? Il disordine non rischia proprio di rilevare una controversia, per usare un termine usato da Enrico, ingestibile, cioè il fatto che la sinistra non possa veramente risolvere il problema generale dell'uomo? Vai, se volete rispondete, poi io volevo dire delle cose. Sì, poi sì. Cioè, anche chiedere. Da un punto di vista responsabile, sicuramente dovrei tirare fuori, diciamo, il mio lato più da statista e dire che effettivamente sì, cioè, nel senso, il disordine ha un lato negativo molto forte e che sicuramente non risolverà i problemi dell'uomo. Su questo non c'è dubbio. È probabilmente il momento per fare un po' una specie di warning a quelli che si approcciano alla lettura del libro. È altrettanto vero che demonologia rivoluzionaria proprio prende delle posizioni antiumane costantemente. Anche qui si ritorna un po' sulla posizione precedente, cioè c'è questa volontà anche di
provocare sul che cosa vuol dire far politica, per cui ci potrebbe anche essere una lettura, diciamo, più responsabile del lavoro che abbiamo fatto, buttandola sull'idea di possiamo immaginare una politica che si amplia e che si apre anche al non umano, all'inumano, a ciò che non ci appartiene e che quindi sfida, diciamo, la politica per come la intendiamo ora, intesa come la semplice gestione dell'umano da parte dell'umano. Per cui ci potrebbe essere, diciamo, questo lato emancipatorio. È altrettanto vero che nei momenti più adolescenziali e più virulenti, l'Immunologia rivoluzionaria è semplicemente un testo poco costruttivo, mettiamola così, per cui ha dei lati sicuramente politici che qualcun altro, non noi, potrà sviluppare, ma c'è anche questa proprio volontà di far spurgare il lato peggiore di noi e da un certo punto di vista proprio liberarci dal nostro essere umani, nella maniera anche più dura, virulenta e poco produttiva possibile. Per cui, ripeto, il motivo per cui continuiamo a ripetere la parte dell'adolescenziale, cioè che è un testo adolescenziale, è indubbio perché è un testo che è mosso dal voler salvaguardare le nostre azioni di ragazzini 16 anni troppo cresciuti, per cui questa è una prima cosa. Dall'altro è perché è indubbiamente anche un testo che esplora le pulsioni peggiori, le nostre pulsioni peggiori, una cosa che sembra essere forse legata all'adolescenza, al momento in cui non entriamo a far parte della società umana responsabile, per cui c'è questa volontà proprio di tirare fuori anche tutta quella rabbia improduttiva, anche quella gioia improduttiva che si prova quando si è adolescenti e poi resta come una memoria per il resto della nostra vita da adulti noiosi. Tanto io mi difendo dicendo che non conosco l'uomo, non so che ha fatto, qualsiasi cosa ha fatto, io ne prendo le distanze. Secondo, beh, forse io mi sono occupato all'interno del libro di tracciare più muretti, barriere, cancelli rispetto a tutti gli altri, perché più delle volte sono io che attacco gli altri, attacco pure me stesso nel passato. Perché l'unica cosa su cui do ragione alla domanda, una domanda che contiene in se stessa anche la risposta, è il fatto che c'è una certa dose di razionalità, di ragione, di ideazione può essere mantenuta, ma non va a stridere, non va a cozzare con l'idea del demoniaco, con l'idea delle forze non umane, delle forze inumane, non è così lontana. Cioè, si tratta di dare delle chiavi interpretative, di rilevare dei concetti, di rilevare dei flussi, delle traiettorie, dei diagrammi. Queste sono cose che solo una mente umana o altre menti non umane, o comunque delle menti, possono fare. Di conseguenza, cioè, se stiamo a parlare di difendere l'uomo e salvaguardare l'uomo, non mi frega niente perché non so chi sia. Se dobbiamo parlare di fare politica come comunità anche larga, ampia, indefinita, che è aperta, che si può aprire e non è già totalizzata in partenza, allora è un altro paio di maniche. In questi giorni esce un testo di Andreas Mann, che è molto interessante. A parte è uscito già Corona Capitalism, non mi ricordo come cavolo è il resto del titolo, uscirà anche How to Blow Up a Pipeline, non so come è stato tradotto il titolo. Sono dei testi molto interessanti perché si occupano di mappare delle forze che sono sia umane sia non umane, quindi animali, piante, flussi di petrolio, flussi di merci, flussi di denaro. E sono dei testi molto forti perché danno delle scosse, sono quasi acchiappano l'omologia per la rivoluzione per i capelli e la sbattono per terra, perché le soluzioni che propone verso la fine sono quelle di, ci vuole per esempio, la più provocatoria secondo me da un certo punto di vista di sinistra è la caccia di Frodo non è tollerabile neanche quando rientri in delle pratiche tradizionali, quindi non di caccia intensiva, non di caccia, ma di caccia a livello di villaggio, caccia a livello di piccole comunità, perché se noi dobbiamo difendere delle specie protette, allora lo Stato deve avere abbastanza potere
da poter anche impedire ai cacciatori di Frodo, che a chi pratica caccia tradizionale, di non cacciare animali in via di estinzione o in sistemi protetti. Che fa, che gli dici? Che gli vai a dire? Quando parla del fatto che l'anarchismo di strada, di street level, non funziona più, perché c'è bisogno di organizzazione e rappresentanza, quando ti fa l'esempio di Malcolm X e Martin Luther King, quindi la forza violenta della guerriglia che si supporta a una protesta rispettabile, e te la mette a paragone con Extinction Rebellion, e dice, usa una parola usata da Antonio Vena e Matteo Meschiari, serve una dark Greta, non basta Greta, serve una dark Greta, serve un movimento di guerriglia che faccia scoppiare questi cavoli di pipeline, e che però siano due entità unite ma separate, cioè questo vuol dire metterci la razionalità all'interno di un movimento politico. Cosa succede se questi movimenti politici proliferano? Succede che si creano delle comunità, cioè qualsiasi azione umana e animale è dettata da una cognizione, da una razionalità. Non esiste un'azione irrazionale completamente campata in aria. Si può invece inserirci l'elemento di cui parliamo noi, che è la proliferazione, la moltiplicazione delle prospettive, la moltiplicazione prospettica, ma qualsiasi comunità di fatto, nella realtà, il caos e il disordine, non sono nient'altro che la proliferazione reale, concreta, dei punti di vista. Per cui a me, per azzittirmi, mi devi venire a sparare e a gambizzare. Tutto qua, ma fisicamente, ma quando sono io, quando sono 25.000 persone sull'orlo della fame, e della morte, è un po' più difficile. Che risposta democristiana. C'erano cioè sono diverse un bel po' di domande, sì, in chat, perché vabbè, poi prima siamo saltati. Tra l'altro chiedevano a Claudio di parlarci di Warhammer 40.000, quindi vabbè. Se gli va, magari possiamo farci anche una diretta a parte. No, visto che stavamo parlando del potere dello Stato di fermare le persone, io lo fermerei prima che inizia, perché altrimenti è la fine. Sì. Allora, mi muto, basta. Poi dicevano, ma il mondo, cioè rispetto poi alla domanda di prima, le risposte che avete dato, ma il mondo non è in fondo un prodromo, non riesco a leggere. Dell'entropia? Il diagramma funziona, il diagramma funzionale è la decomposizione. Ma che ci frega di risolvere i problemi dell'uomo, cioè, sì. Ok, sì. Che ne pensate di Dialettica dell'Illuminismo, se lo avete letto? Mi basta anche solo sapere se lo avete letto o no. Penso che sia una domanda per capire, non so, poi anche come è nato il libro, i vostri saggi. No, cioè nel senso, quando non... Vai. Per rispondere, quando non sbrocco è un libro che mi piace anche, la Dialettica dell'Illuminismo. Una cosa che fa parte delle mie letture preferite. È indubbio che in Demonologia Rivoluzionaria abbiamo proprio preso la direzione opposta e c'è poco da fare. È un libro interessantissimo, fighissimo, non sono sostanzialmente d'accordo, tranne quando mi rendo conto che Corrado Augias è un illuminista. E chiedevano anche, Demonologia Rivoluzionaria è antispecista? Personalmente, anche qui, nella mia vita fuori dal gruppo di Nun, molto del mio pensiero, del mio lavoro, anche del mio attivismo, è stato dedicato all'antispecismo. Indubbiamente una parte di Demonologia Rivoluzionaria è stato anche informato da un certo tipo di sentire antispecista davanti all'orrore dei macelli, davanti all'irrazionalità del modo in cui viviamo. È indubbio che ci siamo, cioè che per me è stato un motore molto forte di quella negatività che appunto cerchiamo di navigare all'interno del libro, proprio perché non c'è una tesi di fondo del libro, e visto che il libro non ha una tesi centrale che viene difesa, io non direi che Demonologia Rivoluzionaria è un libro antispecista. Se lo è in senso lato, cioè lo è in senso lato nel senso che ci sono tanti modi per uscire dalla specie umana e Demonologia Rivoluzionaria ne prova alcuni. Non saprei però se gli affibbierei quell'etichetta, ecco. Cioè, è forse un'etichetta un po'
qualcosa che potrebbe essere, cioè è dargli una responsabilità che forse il libro non è in grado di assolvere. Sì, assolutamente no, non è un libro antispecista in senso forte, condivido totalmente quello che dice Enrico. Sentimento antispecista è fondamentale in tutte e due, penso, il lavoro anche, l'opera, non solo il sentimento, ma credo che ciò che entra all'interno della demonologia rivoluzionaria di diritto sia proprio il sentimento. Cioè questo orrore nichilista pessimista, di base, Enrico dice l'orrore dei macelli, degli allevamenti intensivi, è quello che entra, cioè la demonologia rivoluzionaria è un libro che odia l'essere umano. Non può essere amico dell'uomo, non può salvaguardare l'uomo, può aiutarlo in qualche modo, non ha un ruolo salvifico quanto ha un ruolo di pessimo consigliere, ma un pessimo consigliere è pur sempre un consigliere. Di base però il sentimento antispecista che c'è all'interno si espleta tutto in un dolore nei confronti anche di quello che fa l'essere umano. Altrimenti non ci può essere nessuna componente mistica se non c'è quel dolore, quel sentire con. E prima chiedevano se demonologia rivoluzionaria guarda nell'abisso e userei questa domanda per ricollegarmi un po' anche al discorso che si faceva anche prima, cioè sul perché la sinistra dalla mano sinistra, eccetera, cosa significa, per ricollegarmi al saggio di Claudio, quello che sotto questo punto di vista forse ho trovato più significativo, cioè coltivare le tenebre. Che secondo me, cioè, è proprio uno dei saggi che più cerca di mettere al centro anche poi il problema, cioè i disturbi mentali in qualche senso, cercando di appunto guardarli sotto un altro punto di vista. E quindi, cioè, ripartire dalle tenebre, coltivare quelle stesse tenebre, quell'abisso che appunto, cioè, in un certo senso comunque viene stigmatizzato e considerato, cioè tu parli di realismo depressivo, cioè la depressione è comunque qualcosa che viene fortemente stigmatizzata dalla società. Il sentire di una persona depressa non è oggettiva. Invece tu parti proprio dal presupposto che invece lo sia, che sia più oggettivo rispetto, in qualche senso, rispetto a chi invece può stare bene in senso lato. E quindi niente, dicevo, l'ho trovato molto significativo rispetto al guardare proprio nell'abisso e in questo caso l'abisso che magari è dentro di noi e non l'abisso del cosmico, dell'universo, di cui ovviamente si parla all'interno di altri saggi. Quindi appunto se ce ne vuoi parlare un po'. Sì. Ma intanto direi che demonologia rivoluzionaria si fa guardare dall'abisso, più che guardarci dentro, da morire, per tutti quanti. Realismo depressivo è un testo che innanzitutto parte da me, dalla mia esperienza, e non vuole essere universale in senso clinico, vuole essere universale, è un pezzo di filosofia. Testo di filosofia pretende di essere universale, richiede di essere universale necessariamente dal punto di vista concettuale. La depressione stigmatizzata, beh, non è solo stigmatizzata, la depressione è anche uber stigmatizzata, perché non è solamente la questione fisheriana della società che ci vede depressi, il pensatore oggettivo, il pensatore depresso, il pensiero depresso sono sviliti, la depressione come condizione è qualcosa da superare, perché c'è. Questa questione della depressione come qualcosa da superare arriva anche da, chi non do, da, da quei punti in cui, da cui, dai quali non dovrebbe arrivare, perché viene vista essenzialmente come una condizione
sociologica, ma io mi rivendico personalmente la mia depressione ontologica, metafisica, la mia malinconia che può essere anche clinica, ma che non è solo clinica, e me la rivendico, un secondo che devo far partire il banner, me la rivendico da questo punto di vista proprio perché io ho la netta sensazione che se stessimo nel mondo, nella società più perfetta possibile, la migliore, più perfetta, bellissima, la migliore società possibile, immaginabile, io starei una merda, comunque. E questa è un'affermazione molto dura, molto forte. Il testo declama questa oggettività, la vuole proclamare, la cerca, che è un'oggettività che è al di là dell'oggettivo. La tesi essenziale del testo è che il realismo depressivo è poco, è una corrente psicologica, una tendenza vaga, la psicologia della psicoterapia che sostiene che chi è depresso abbia una visione con meno bias della vita, quindi si aspetti di meno e quindi soffra anche di meno, sia più pronto alla catastrofe, sia più pronto ad eventi spiacevoli inaspettati. Quello che vado poi a dire io è che in realtà il pensiero depressivo è un pensiero che ha a che fare col caos, con quello che c'è sotto il substrato dell'oggettività. Ossia, quando sei in momenti apicali di queste brutte situazioni emotive, ti sembra che il mondo svanisca, ma io lo vedo svanire, lo vedo scomporsi, non sta in piedi. Le cose che sento, le cose che vedo, che percepisco, non sono le stesse di quando sto bene. Mi sembra che sia tutto irreale, fortemente. E io voglio dare fiducia a questo sentimento, a parte di un progetto che io denomino un pessimismo speculativo, che significa prendere sul serio, prendere come argomenti filosofici, seri, rigorosi, dei momenti, delle ipotesi, delle linee sperimentali e andare a vedere dove conducono. Io voglio dare ragione a questa sensazione, anche solo in quel pezzo, e rinnegarmela domani. Non c'è molto da dire sul realismo depressivo, perché è un buco nero terribile. Forse c'è solo il pezzo che è rimasto fuori da Call of Dark, è peggio di realismo depressivo, ma non so se è definibile anche peggio. Quella è veramente per me un colpo. L'ho scritto in 4 pagine, 5 pagine, non stavo in piedi. C'è una domanda, se non sbaglio. Confessione di un artista di merda di Philip Dick è quindi in questa linea di pensiero un libro manifesto delle spinte metafisiche distruttive che infestano gli intellettuali della cultura occidentale contemporanea? Mi fa ridere che alcune domande stanno sembrando tipo una ricerca bibliografica sulle nostre letture. Sì. Non lo so, io colgo l'occasione per dire una cosa controversa, per farmi odiare, per farmi espellere da tutti i salotti buoni della fantascienza italiana. Io Philip K. Dick non l'ho mai capito, non riesco a farmelo piacere, per cui penso di non essere una persona più adatta per rispondere. A me piace, ma non l'ho letto. Mi è funzionato di roba, ma non questo. Prendiamo che mi preferito è quello... La lotteria galattica, posso parlarvi di quello? Prendiamo per buona l'interpretazione di Cocco Gatto, allora. Sì, perfetto. Se è contro i pensatori occidentali contemporanei, va benissimo. Va sempre bene. Sì. Ah, no, dice, non è un romanzo di sci-fi. Ok. È una biografia, un'autobiografia. Niente, vabbè, io avevo colto l'occasione per fare la domanda perché appunto, come dicevo, cioè, secondo me questo saggio di Claudio è uno dei più pesanti, nonostante lo siano un po' tutti, però cioè, mi ha molto colpita perché fondamentalmente, cioè, sono d'accordo con la tesi di fondo, per quanto comunque essere d'accordo con la tesi di fondo e partire da questo presupposto significa poi cioè
accettare, tra molte virgolette, la depressione come condizione intrinseca, cioè non lo so, come condizione necessaria per capire il mondo e poi la frammentazione del mondo e quindi. Necessaria no, necessaria no, assolutamente, perché non l'ho, per fortuna non è che io ho gravissimi attacchi che mi paralizzano nel letto, già di per sé non lo consiglierei a nessuno, neanche la minima forma di depressione, magari tutti i giorni partire, andare a correre un'ora e mezza, palestra, lavoro, mamme di successo, magari. Cioè, il punto è che una possibilità, ma se, a mio parere, scusami se ti ho interrotto No, no, vai, vai, vai. tantissimo, a mio parere si deve dare credito anche a questa prospettiva, altrimenti il depresso, sia che lo vediamo da una prospettiva di sinistra, ultra di sinistra rivoluzionaria, sia se lo vediamo da una prospettiva capitalista, allora mente. Mente, dice una stronzata, cioè tutte le cose che pensa sono delle stronzate, un indottrinato è uno che è fulminato e quando parla non bisogna dargli retta. Che è esattamente quello che si diceva dello schizofrenico e dell'isterica. Ricordiamoci la figura dell'isterica. Cioè, è il Sì. discorso maggioritario che già di per sé fa questa manovra. Sì. No, vabbè, dicevo necessaria perché, cioè, in un certo senso poi è vero, sì, assolutamente, non auguriamo a nessuno problemi mentali, cioè, assolutamente, Sì. state bene, siate felici in tutto, però, cioè, stasera mi sembra che l'ipotesi della felicità sia un po' scartata e minimamente considerata, quindi per questo. Già che ci siamo, quindi ecco. Sa che ci siamo, diciamo pure questo. Quindi poi vabbè, anche di problemi mentali ne parleremo comunque anche la settimana di depressione parleremo anche la settimana prossima Sì. con un altro ospite speciale che non facciamo spoiler. Allora, siamo ad 1 ora e mezza di diretta. Io direi di aprire finalmente questo discorso esplosivo che a questo punto ce lo siamo lasciati per la Sì, fine, per ultimo. cioè del capitolo centrale del libro, appunto l'insurrezione gotica, appunti sull'insurrezione gotica, che appunto vede questo dialogo tra voi due, questi saggi scritti risposta, botta e risposta, diciamo, tra Enrico e Claudio. Quindi, e niente. Claudio comincia parlando di insurrezione gotica e ci sono varie speculazioni appunto su ipotesi e paradossi, eccetera, della temporalità. Diciamo che si parte da questo. Ma iniziamo col dire come sono nati questi saggi, e perché sono stati scritti e poi inseriti all'interno del libro. E poi magari ce ne parlate un po'. Questa Come è sono una nati? classica, questa è una classica storia di coppia in cui i due partner dicono una cosa diversa e poi si incazzano dopo. Allora, la mia versione della storia è più o meno questa. Claudio mi manda un lunghissimo PDF di una fucilata di pagine che era per l'appunto Insurrezione Gotica, chiedendomi, non mi ricordo se proprio una revisione o comunque un parere in amicizia, così proprio una roba anche abbastanza informale. Io lo leggo e dico: no, molto bello, Claudio, veramente una figata gigantesca. Peccato che non sono d'accordo su questa cosa minuscola e assolutamente triviale di tutto il tuo discorso, per cui ti scriverò una risposta. Da lì anche la mia risposta è uscita fuori una decina di pagine in cui io parto dalla trap, più precisamente da Little Peep, e vado a incunearmi su una questione temporale che penso sia un po' il punto dei due saggi. Cioè sembra che i due saggi si scontrano su
com'è fatto il futuro, o perlomeno com'è fatto il tempo della politica contemporanea. Sulla posizione di Claudio lascio a Claudio, perché poi chiaramente rischiamo di aprire altri 15 saggi di risposta l'uno con l'altro, su tu mi hai travisato su questo, eccetera. La mia posizione era una sorta di radicalizzazione della posizione di Fischer, cioè io partivo dall'idea che pensare che il nostro futuro sta venendo cancellato dal tardo capitalismo è poco, o perlomeno è leggermente sbagliato. La mia posizione era che quello che noi stiamo accettando è quello che chiamo in maniera un po' nietzscheana l'estinzionismo passivo, cioè questa idea che il nostro futuro non è che è cancellato, ma è fisso, cioè ci può capitare una cosa soltanto, non possiamo sperare che il mondo vada in maniera diversa, per cui questo è quanto. E chiaramente il futuro che ci aspetta è la fine, l'estinzione nostra e delle altre specie sul pianeta. E la nostra posizione è quella più o meno volontaria di accettazione di questa posizione. Continuando con il mio delirio nietzscheano, chiaramente la mia proposta era non di rifiutare l'idea del tragico, di questa sorta di tragedia che sta avvenendo intorno a noi, ma di prendercene carico. Per cui iniziamo a parlare di estinzionismo attivo, cioè questa idea che sì, con tutta probabilità, essendo noi degli animali come tutti gli altri, a un certo punto ci estingueremo. Cioè, la secolarizzazione della storia e dell'universo impone, da un certo punto di vista, l'accettazione del fatto che la nostra estinzione e l'estinzione degli altri animali è un fatto sostanzialmente inevitabile, come lo è la nostra morte, a meno che non intervengano interventi tecnici che ad oggi ci sembrano impensabili. E la mia proposta era: accettiamo questo e facciamone un punto di forza. Facciamo dell'estinzione il momento in cui ripensiamo il modo in cui stiamo insieme, verso questa sorta di comunità mistica e di sofferenza comune che ci potrebbe riportare a ripensare il modo in cui noi viviamo la nostra esistenza. Chiaramente è un saggio che finisce col tipico cliffhanger, per cui è un saggio che io ora leggo e mi viene da dire: vabbè, cioè, potevi buttarle giù due proposte concrete, politiche. È più una sorta di sprono all'immaginazione di come potrebbe essere la nostra vita davanti all'estinzione, davanti a un certo tipo di pensiero pessimista. Ecco. Che poi un po' anche l'idea di una specie di detour sembra dell'idea di brassiere di estinzione, per cui già il fatto di essere dei corpi che sono mortali a livello di specie, mortali e di per sé non si controllano neppure da soli, forse non hanno neppure la coscienza, ti porta ad avere uno sprone all'attività anziché così, cioè meglio essere macchine che possono essere programmate e riprogrammate che essere anime belle che vagano illuminate così come sono, cioè, proposte pratiche all'interno di risurrezione non ce ne sono, non ce ne possono essere, perché queste sono proprio contrarie alle nostre capacità, facoltà e caratteristiche base. Però sull'insurrezione gotica, che è un testo che si occupa della distruzione, dell'annientamento della modernità, ce ne possono essere, invece. Ma io partivo dal paradosso per cui c'è un'antichità che permane, quelle caratteristiche antiche che permangono all'interno della modernità e dell'ipermodernità, postmodernità, come cavolo lo vogliamo chiamare. Quali sono queste caratteristiche? Beh, visto che abbiamo dei fan di Philip Dick, l'altra volta, all'altra presentazione, dicevo, Valis, l'impero romano non è mai finito, questo è l'anno zero e si viviamo in una simulazione. Storicamente ci sono delle tracce abbastanza evidenti per le quali noi ancora siamo all'interno del continuum medievale, e che il Medioevo è all'interno del continuum della storia romana, dell'impero romano. Quindi di conseguenza non è che ci siamo spostati moltissimo da quel punto, anche per una questione di tempo profondo. Se io dovessi andare ad analizzare le differenze tra me e un sumero, sarebbero molte di più rispetto a quelle con una persona che abitava nella Francia medievale o in Italia o nel Rinascimento. Queste idee di permanenza ha anche un sapore particolare. Quali sono le proposte concrete all'interno di questa permanenza? Intanto la frammentazione. Noi viviamo in un Occidente unificato e stagnazioni da uno sputo di tempo.
L'Europa è stata per lo più un posto totalmente frammentato in cui vigevano guerre fra feudi, in cui c'erano zone totalmente grigie in cui si andava in giro più o meno a fare quel cavolo che ti pareva. Poi c'era anche un forte stato di diritto, fortissimo, uno dei più forti, sempre a livello di legislazione, di civile, di diritto penale. Non è proprio, diciamo, come la descrive Foucault. La insorveglia e punire non è quel medioevo creepy alla Bataille che descrive Foucault. Quindi abbiamo un ritorno forte alla frammentazione anche politica. Abbiamo un ritorno a delle figure che sono da una parte imperiali, ma non sono io che lo dico, Tony Negri e Michael Hart che lo dicono, che c'è un ritorno delle figure imperiali, perché Warhammer 40.000 vogliamo buttarlo adesso, quindi Tranchant. Perché il Warhammer 40.000 c'è un impero che governa tutta l'umanità. Nel fosco futuro non c'è nient'altro che la guerra. Mi sembra che quello che dice Enrico sia che nel fosco futuro non c'è nient'altro che la guerra. La morte, l'estinzione, l'esplosione del sole. Ci sono anche però degli aspetti positivi. Intanto la cultura dell'illuminismo, ci ripetiamo pure Adorno, Horkheimer. È sempre uno sputo e guarda un po' coincide con l'organizzazione burocratica tedesca, con l'organizzazione militare francese napoleonica, col codice civile, quindi con il diritto e con l'organizzazione urbanistica napoleonica. Quindi, cioè, noi siamo pienamente all'interno di una coerenza moderna che è di 300 e qualcosa anni, neanche 250 anni. Quanto può durare questa roba? Niente. Ma non dura nulla, ovviamente. Magari mi sbaglio e domani, tra 100 anni, tra 500 anni, siamo ancora qui a fare l'impero di Warhammer. Ma è molto più probabile che ci sia un collasso totale della, non dico della civiltà, quantomeno della forma Stato. Anche perché col disastro climatico alle porte, scarsità di combustibile, problematica di risorse, migranti che arrivano dal sud spingono alle mura della città, delle grandi capitali. Io non penso che abbiamo più di, boh, 100-150 anni di autonomia della nostra vita attuale, forse da vecchi, già con la pandemia lo vediamo come sta andando questa bella autonomia del mondo occidentale. Forse vedremo un mondo in cui non si potrà più viaggiare da uno stato all'altro e magari non ci sarà nessuno stato in cui recarsi, lo vedremo già fra qualche anno, prima della vecchiaia, prima della nostra morte. Solar punk. Qualcuno dice solar punk. Oh, sì, si può fare. Qualcuno dice terraforming, boh, sì, si può fare, con quali risorse, con quali strutture, con quali mezzi, lo vedremo. Basterà, non basterà? Sì, forse. Intanto di base quello che la nostra antichità, oltre alla frammentazione, ci porta, che è la sostanza dell'insurrezione gotica, è l'idea che nulla duri per sempre. L'idea di una concezione mitica del mondo, che non si esaurisce solamente in credenze religiose strane, ma si effettua poi in una mitopoiesi, ossia nella costruzione attiva di mitologie, di narrazioni, che è qualcosa che non si sta facendo più, oppure si sta facendo come nel nostro caso per via inconscia, per via del tutto subliminale. E qui rimando sempre a Matteo Meschiari e Antonio Vena, che sulla mitopoiesi e antropocene stanno lavorando tantissimo. Anche sul nostro passato remoto, cioè per loro noi siamo al Paleolithic Turn addirittura, cioè l'essere umano non è cambiato in 350.000 anni, 250.000 anni, e questo è molto rilevante. Che significa? Significa che noi siamo ancora hardwired, siamo ancora strettamente legati a forme di animismo, a forme di interpretazione del paesaggio come organismo vivente, non come qualcosa che è lì esteticamente, come il contadino toscano, dice Farinelli, che si affaccia alla finestra, vede la collina col bosco e dice: che merda, le balè, che merda, buttiamo giù tutto il bosco, perché la collina è solo un paesaggio produttivo. No, noi siamo strettamente legati a una concezione del paesaggio come organismo vivo, in cui ci sono degli enti che agiscono, in cui ci sono delle forze che hanno dell'agency, che noi diciamo piove. Qualcuno pioverà, ma non è che piove il non più. Piove qualcosa, qualcuno farà piovere e starà piovendo. Quindi anche nella lingua ci sono queste permanenze. Quindi non è tanto un anarco-primitivismo, un primitivismo assurdo, è una forma di arcaismi che ritornano, possono essere recuperati. Questo è forse un lavoro che si potrà fare anche, potrò fare pure io nei prossimi anni, che
vediamo nei prossimi mesi quello che sarà. Qualcuno se lo può accollare, c'è cioè, chi se lo sta accollando, Re Marvel, qualcosa nell'ontologia orientata agli oggetti vagamente, ma è un motivo ricorrente, è una ricorsività del contemporaneo, del pensiero contemporaneo. Sì, a proposito dell'ipotesi, poi c'è cioè, per esempio della frammentazione totale, chiaramente mi viene in mente il land del Dark Alignment, no? Cioè, che fra l'altro è citato appunto nel libro centinaia di volte, tra l'altro. Infatti ci siamo incantati a leggere le note, e appunto land. Prima di leggere il libro, siamo andati a vedere le note. Abbiamo visto che il 40% delle note si dava Nick Land. Sì. Ma infatti cioè, il modo migliore per descrivere Demonologia Rivoluzionaria è veramente una fanfiction su Nick Land in varie posizioni che fa varie cose. Sì, appunto, ecco, cioè, l'ipotesi della frammentazione totale non mi riporta direttamente al Dark Enlightenment. Da cui parte Sì. comunque il saggio di Claudio. Sì, da cui parte appunto il tuo saggio. Appunto, cioè, quando poi ci siamo anche sentiti in privato, cioè, a proposito della neoreazione del Dark Alignment, ho visto un po' di, come dire, di reticenza da parte vostra nel parlare, nel senso, siamo sicuri di volerne, perché comunque potrebbe essere un argomento controverso, eccetera, no? E Ma appunto, che cosa stai dicendo? Ma no, ma no, ma no. ecco, cioè, più che altro cioè, sono curioso di sapere, in che modo, ecco, viene sviluppato il discorso, cioè, a partire dall'illuminismo oscuro, poi come viene tutto sviluppato il discorso intorno alla neoreazione, cioè, poi effettivamente com'è che da lì si può creare poi per tornare ancora più indietro a creare un cammino della mano sinistra, ecco. Allora, intanto io ne approfitto per lanciare un appello che è Nick, se mi stai sentendo, rispondi alla mail, ti prego, ti sto aspettando da settimane. Sì, effettivamente c'è Nick Land che non risponde a un'email da un po' di settimane, c'è tutta una questione in merito. Vabbè, queste sono Claudio che usa queste piattaforme per i suoi fini, Non so se ci è sta anche per i miei ascoltando. parzialmente, ma quella è un'altra Nel questione. caso lo salutiamo, quindi. Ciao Nick, speriamo che ti sia piaciuta la presentazione. Ammesso che tu abbia capito qualcosa. Allora, per rispondere a questo nella maniera più democristiana e diplomatica possibile, perché chiaramente appunto sono dei temi potenzialmente controversi, anche perché in Italia c'è stata questa cosa per cui secondo me il Dark Enlightenment se ne è parlato molto, ma è stato letto pochissimo. Per cui effettivamente quello che c'è scritto, e ci sono scritte una marea di cagate, su questo metto le mani avanti, c'è scritto una marea di cagate, ma su quello che effettivamente il Dark Enlightenment dice c'è una grossa confusione. Confusione che soprattutto gira intorno a questa idea che il Dark Enlightenment sia il manifesto dell'alt-right. Questo per me è un'affermazione sostanzialmente falsa, un po' perché lo stesso Nick Land ha passato anni della sua vita a dire per me l'alt-right è un movimento idiota, imbecille, con cui io non voglio avere niente a che fare. È indubbiamente un reazionario, Land, però allo stesso tempo è un reazionario con tutta una serie di posizioni che sono più complesse, più complicato da un certo punto di vista rispetto a come viene dipinto. E ripeto, dice una marea di cagate sulla popolazione, sulla razza, su tutta una serie di questioni, dice cose che, da cui mi dissocio completamente. Allo stesso tempo è un pensiero che ha tutta una complessità, una profondità che viene fortemente minimizzata. E da un certo punto di vista, Demonologia Rivoluzionaria è un po' un libro che in questa complessità, in questi chiaroscuri che comunque ancora esistono nel pensiero di contemporaneo di Land, ci vive, ci sguazza, cerca un po' di trovare i suoi spazi da persone che comunque hanno tutte genericamente delle posizioni di sinistra per quasi tutte le questioni, diciamo, rilevanti a livello politico. Quello che secondo me è importante a livello concettuale, giusto per dare, diciamo, un bigino delle idee che secondo me importanti,
si trovano in un post che Land aveva pubblicato nel 2014, credo, una cosa del genere. Un post in cui spiega due tipi di neoreazione. Dice, esistono due forme di neoreazione. Una, quella che lui chiama inner neoreaction, cioè la neoreazione chiusa su se stessa e interessata al nazionalismo, la nazione, eccetera, eccetera, eccetera. E poi quella che lui chiama outer neoreaction, ossia la neoreazione che in realtà ha come interesse tutte le vie d'uscita dal mondo contemporaneo, che sia il viaggio nello spazio o forme di politica in cui io posso secedere dalla mia nazione e farmi la mia isoletta anarcocapitalista felice, poco importa. Per cui crea questa sorta di due forme molto diverse di politica, appunto di una politica che tende all'ordine e una che tende al disordine. Chiaramente questo diagramma vuoto che lui propone è un diagramma che noi stessi abbiamo usato all'interno del nostro lavoro, in cui noi stessi ci siamo riconosciuti. Per cui, come lui ha creato una sorta di spettro tra interno e ordinato e esterno disordinato, su cui diciamo porsi a seconda della questione, allo stesso modo abbiamo fatto noi. Ci siamo posti, diciamo, due diverse forme di fare teoria strana da sinistra, una molto interiore e una molto esteriore, e abbiamo cercato di spingerci completamente verso l'esterno, cioè in tutte le vie d'uscita che potevamo trovare. Per cui in questo senso è indubbio che diciamo, l'eredità che noi prendiamo da questo tipo di pensiero reazionario è forte, cioè è qualcosa che da un certo punto di vista ha proprio informato la metodologia del nostro lavoro, più o meno esplicitamente. È altrettanto vero che poi questo stesso lavoro reazionario da parte nostra viene problematizzato in vari modi. Molti e molte di noi, ad esempio, hanno preso delle vie più xenofemministe in tutte le varie accezioni del termine, ad esempio, e hanno un po' esplorato le parti più esteriori di queste posizioni. Nel caso mio e di Claudio, nel dibattito mio e di Claudio, invece, forse è il momento in cui il confronto con questo pensiero reazionario è più esplicito, cioè entrambi, seppur a volte nascondendo un po' la mano, perché effettivamente c'è questa sorta di gioco alla rispettabilità che entrambi abbiamo forse un po' fatto, senza mai esplicitare troppo dove stavamo andando a prendere, diciamo, la nostra ispirazione, però allo stesso tempo cercavamo un po' di scendere a patti con questo tipo di pensiero, per un motivo molto semplice, che vedevamo dei punti estremamente utili, problematici ma utili, cioè c'erano delle cose che trovavamo molto produttive. E io credo che, per concludere questo intervento lunghissimo, queste cose produttive sono produttive anche perché, da un certo punto di vista, in un sacco di letteratura sul futuro molto interessante si ripropongono. L'esempio che a me viene più naturale fare, e sto per probabilmente distruggere il nome di una persona, nella trilogia del Three Body Problem di Liu Cixin, si parla esplicitamente di un modello molto simile, cioè di culture e civiltà interne e di culture e civiltà esterne e votate al fuori. Da un certo punto di vista sembra che questo diagramma con cui divide la politica sia effettivamente più ampio e più utile, probabilmente anche di quanto si immagini Land nelle sue sparate più infelici. Per cui credo che in fondo la nostra fascinazione col pensiero razionario viene da lì, cioè che un certo pensiero reazionario ha una lucidità che a volte a noi è mancata, per cui sembrava di leggere un po' come queste cornacchie molto antipatiche e a volte molto stupide, che però dicevano anche delle cose molto vere e su cui noi non avevamo ancora ragionato. Per cui demonologia rivoluzionaria è un modo per scendere a patti con queste cose, per anche lì, un po' per prendercene in carico e vedere dove vanno a parare. Sì, varie distinzioni inner, outer, terra e mare di Schmitt, non si scosta di una virgola. Cioè, l'idea di partenza, neoreazione, significa solo nuova reazione, gioca sul paradosso tra reazionarismo conservatorista e novità. Dark Enlightenment non dice null'altro che ci sono i conservatori e poi ci sono i neoconservatori, che sono conservatori progressisti. Cosa vuol dire conservatori progressisti? L'ultimo paragrafo di Illuminismo Oscuro dice: prende Octavia Butler,
dice chiaramente che il razzismo non è più la matrice ontologica della destra estrema, non può più esserlo, ma è il superamento della natura. Quindi l'iperrazzismo. Iperrazzismo, forse dovremmo chiamarlo iperspecismo, lui non lo dà come categoria politica consigliata, non dice siate iperrazzisti. La prende come categoria speculativa del futuro, ossia un giorno ci sarà una parte della popolazione che sarà transumana, quindi farà delle modifiche anche radicali, e ci saranno due forme di risposta a queste modificazioni radicali, cyborg. Ossia, ci saranno i consigli ultraconservatori classici che si piangeranno addosso perché il figlio fa la proboscide, e ci saranno quelli che ancora continueranno a invocare la divisione della razza o della classe, quando invece ci saranno i matti di Altered Carbon che dominano queste enormi città-stato automatizzate. Quindi, cioè, dal momento in cui rinuncia al pensiero di destra, cosa fa? Land dice l'essere umano è diventato superiore alla natura, è natura che si è fatta superiore alla natura e torna su se stessa in maniera riflessiva. Tornando su se stessa può manipolarsi al di là di tutte quante i limiti e le condizioni che ci si è, che si sono state imposte nel corso di centinaia di migliaia di anni. Nel manifesto cristiano-femminista c'è un rimando a quest'ultimo capitolo dell'illuminismo oscuro abbastanza palese, appunto che tutto quanto il manifesto in realtà è l'espansione di quest'ultimo capitolo, e qui cominciamo a vedere le prime contraddizioni. Cioè proprio ci ispiriamo al pensiero di Nick Land, e l'unico parte del pensiero di Nick Land più forte, in cui si tratta in maniera stretta, radicale, questo superamento della natura, è lì. Quindi non può essere nessun altro testo. Quindi ci sono questi cortocircuiti di cui parla Enrico, per cui manifestazioni del pensiero anarchico di ultrasinistra o di sinistra radicale provengono da concezioni di destra, ma l'abbiamo visto con Heidegger, l'abbiamo visto con Schmitt. L'idea di terra e mare, ossia ci sia una destra identitaria e la possibilità invece che ci sia un impero come quello romano, come quello greco, come quello fenicio, come quello americano, invece si basa sul mare. Quindi è tanto uno stato-nazione conservativo, ma aperto verso l'esterno, è anche poi l'idea di base della mia reazione, perché è un movimento libertario, anarcho-capitalista, austro-libertario, ma è pur sempre un movimento libertario, forse non per difenderlo, ma per restituirgli le sue caratteristiche metafisiche, ontologiche, la cornice che possiede. Perché confrontarsi con questi testi? Beh, perché ci confrontiamo con Heidegger, ci confrontiamo con Schmitt, ci confrontiamo con Hobbes, che non era neanche considerabile un uomo di destra, praticamente dell'epoca, e Nick Land è un classico pensiero reazionario contemporaneo che ha a che fare col cattolicesimo, col misticismo, con queste forme tecnologiche estreme, anche di oppressione. È importante, anche Moldvog. Cioè, quando si parla di illuminismo oscuro, ci si riferisce all'illuminismo oscuro di Land e si accusa Land di aver fatto delle cose che effettivamente non ha fatto, perché, cioè, quello che io dico sempre è l'alt-right non è l'illuminismo oscuro, non è neanche Moldvog. L'alt-right è il fascismo classico di strada, dalle camicie di nera, che c'è sempre stato, tutta infestato, tutta quanta la modernità. Non è cambiato. Si parla di eugenetica, prima era eugenetica negativa, adesso genetica positiva, ma alla fine il razzismo è il minimo, minimo denominatore comune di tutti quanti i movimenti di destra da sempre. Razzismo, sovranismo, come si chiama adesso, ossia protezione dei confini, e statalismo iperidentitario, militarismo, guerra, queste cose ci sono sicuramente in Nick Land, ma ci sono di più in Moldvog, che è diventato un po' l'anima nera. Nessuno ha letto Land del Dark Enlightenment, ma sicuramente nessuno ha letto Moldvog di A Gentle Introduction, ancora peggio. Sono testi invece da conoscere, e questa cosa per me è basilare. Per continuare sul terminare e concludere sull'influenza di Land, di un Land che parla di castelli, abbiamo Jeffrey Nina, Land feudatario, quando riprendendo Bataille, oddio, mi pare che era quello su Socrate e Gilbert, dovrebbe essere questo, che dice i feudi medievali, tu muori di aggressiva autonomia. E questo basta per scatenare un immaginario intero. Io
Io voglio un castello, sono un razionale solo perché voglio un castello. Non è vero. Non so cosa mi sono persa mentre sono andata un attimo di là, però appunto all'interno di questi testi, appunto soprattutto a partire da Land, c'è una, e anche in generale c'è poi quello che ha sviluppato il pensiero di Land durante gli anni, quindi non solo l'illuminismo oscuro, ma anche in sé per sé proprio l'accelerazionismo, cioè appunto c'è stata una forte critica, come dicevamo anche durante questa sera, rispetto, dicevi, lo xenofemminismo, eccetera, cioè c'è stata una forte critica rispetto all'accelerazionismo di sinistra in generale. Riprendendo e cercando di sviluppare un po' quella che è la corrente poi Watch all'interno del discorso, che poi è stata completamente lasciata da parte in generale negli anni, è stata un po' lasciata da parte concentrandosi più su quello che era quello che è l'accelerazionismo di destra o l'accelerazionismo di sinistra. E io trovo molto interessante l'UACC perché non si pone come, diciamo, al centro tra queste due teorie, come banalmente si potrebbe pensare, magari pensando alla teoria politica, destra, sinistra, centro. Ma l'UACC secondo me si pone proprio al di sopra, invocando appunto, cioè, questa accelerazione incondizionata. Incondizionato, giusto appunto. Appunto, e quindi è stato molto interessante riprendere questo discorso che è stato un po' lasciato da parte nel corso degli anni, nel corso delle speculazioni che ci sono state riguardo all'accelerazionismo, che comunque possiamo dirlo, cioè, è una delle teorie politiche che negli ultimi anni penso ha interessato un po', cioè, tutti, la teoria politica in generale, cioè questa fissazione Sì, è stato molto al centro del dibattito, sì. stato molto al centro del dibattito, e quindi riprendere questa corrente, cioè, è stato molto interessante da parte vostra. Poi appunto l'avete sviluppata anche rispetto a quello che viene definito accelerazionismo gotico. Anche perché poi c'è, cioè, all'interno, come dicevate, il libro viene anche definito gotico in un certo senso, e poi c'è anche Claudio che cerca di spiegare un po' che cosa significa gotico all'interno di questo contesto, nell'ultimo saggio. Quindi sì, non so qual è la domanda, però. Sì, vabbè, è una speculazione tua, insomma. Sì, eh no, Vabbè. vai, andate, vai. Per salvarti dalla tua domanda. Sì, partita in quarta. Secondo me la questione importante sul problema accelerazionismo, secondo me poi non è un problema, cioè, tutti i dibattiti sull'accelerazionismo per buona parte sono accaduti in accademia e tutto quello che accade in accademia è quasi per antonomasia irrilevante, per cui è un problema che io sento molto poco da un certo punto di vista, per quanto sia molto legato al pensiero accelerazionista, per diciamo capire quello che è stato rilevante all'interno di questo dibattito, secondo me è questa. Anche qui c'è uno strano diagramma che aveva twittato non mi ricordo chi, e tutte le volte mi torna in mente, ma non mi ricordo assolutamente. Penso xenogotico, comunque una di quelle figure che è stata un po' legata al movimento di accelerazionista che vivacchia su Twitter in questi anni, in cui sostanzialmente cercava di fare una frase, un aforisma per ogni forma di accelerazionismo, perlomeno per le tre forme di accelerazionismo che vengono spesso considerate negli articoli o libri dedicati al tema, ossia l'accelerazionismo di sinistra, di destra e in contrario. L'accelerazionismo
sinistra dice se la natura è ingiusta, cambiala, che è il famoso aforisma preso dal manifesto xenofemminista, cioè intervieni tecnicamente sulla natura se la natura ti impone tutta una serie di condizioni negative. Proseguiva. L'accelerazionismo di destra invece dice se la natura è ingiusta è un problema tuo, per cui anche lì questa alt-right un po' bovina per cui va a ripescare il peggior razzismo e le teorie più diseredate ottocentesche sui problemi sociali e come i problemi sociali si intersecano con la biologia, e il tweet si concludeva dicendo invece l'accelerazionismo incondizionato afferma voi tutti, sia accelerazionisti che voi lettori del tweet, non avete ancora visto nulla. Per cui dovreste teoricamente stare zitti, cioè il punto finale era se entrambe le posizioni, diciamo di destra e di sinistra, hanno questa pretesa di poter controllare il reale, cioè o diciamo incidere direttamente sulla materia della natura e sradicare completamente dal certo punto di vista, salvare il mondo dal mondo attraverso l'azione ragionevole, e se la destra invece voleva abbandonarsi completamente alle peggiori forme di sofferenza possibili ed inimmaginabili, l'accelerazionismo incondizionato da un certo punto di vista si prendeva la parte di sinistra, cioè diceva ottimo, possiamo intervenire sulla natura, ma allo stesso tempo lasciava aperta la possibilità che ciò che sarebbe poi accaduto, il futuro, è qualcosa di ancora aperto, è qualcosa che noi non possiamo conoscere perché i nostri cervellini da scimmia semplicemente non riescono a comprendere tutta la complessità e la magnitudine di quello che ci sta venendo incontro. E penso che questo concetto, questa magnitudine che viene evocata da questo diagramma, è un po' quello che si conserva dell'accelerazionismo nel libro. Quello che resta è appunto questa idea che quello che ci sta venendo incontro è veramente troppo grosso per noi, è qualcosa che faremo davvero fatica a comprendere, per cui quello che possiamo cercare di fare è raccogliere allusioni, è un po' ascoltare i nostri fantasmi, metterci al servizio del nostro inconscio collettivo e vedere dove ci portano un po' le varie crepe, le rotture, i traumi che emergono quando ci mettiamo a raccontarci il futuro e il mondo che ci circonda. Per cui sì, anche io mi sono perso completamente, non sapevo, non so dove volevo andare a parare, ma mi sembra un'ottima conclusione, per cui mi taccio. È questo proprio senso di apertura verso la complessità del mondo che va salvaguardato e che è importante nell'accelerazionismo. Il resto sono teorie che tra quei 5 anni ci saremo dimenticati e probabilmente sarà meglio così. Sì, concordo totalmente con Enrico, cioè tutto l'impianto teorico potrebbe essere sviluppato. Secondo me l'elemento essenziale però che ha sia l'accelerazionismo incondizionato che Enrico, dimmi tu, conferma, smentita, penso sia morto una volta per tutte, definitivamente, se Sì, non in spirito è morto rimasto. dicendo un paio di robe esoteriche che tra quarti del pubblico non comprenderà. Con la fine di Cave Twitter, direi che è finito anche l'accelerazionismo incondizionato. Quindi, cioè, si tratta di quella branca proprio che non è sopravvissuta, ma che sicuramente è presente all'interno del libro, ma è già presente anche all'interno di tantissime diramazioni possibili dell'accelerazionismo. Ma perché andava a recuperare l'accelerazionismo originario della CCRU per tantissimi versi? Il problema è che contro la CCRU e tutti i lavori che sono stati fatti sopra in 20 anni. L'accelerazionismo incondizionato poi alla fine è durato qualche annetto, era sostenuto da pochi individui sul Cave Twitter, era per lo più fatto di battute, suggestioni, c'è anche un interessante tracciato sull'anarchismo ontologico all'interno della Unconditional Acceleration, sarà durato un mese, 2 settimane, ma è un percorso che è rimasto, sta in archivio, ci sono tutti quanti gli studi sulla mitopoiesi in sorella, ci sono tantissime traiettorie che si sono interrotte. Quella che secondo me che il punto in cui è andata a mancare, anzi il punto forte, diciamo così, il punto forte dell'accelerazionismo incondizionato è il motivo per cui se ne parla poco, soprattutto in ambito politico europeo, è perché è facile da fare, essendo facile da fare è più difficile di tutti, perché prevede di aspettare e ci possiamo organizzare domani per fare un'organizzazione WAC, quindi un'organizzazione modulare, aperta, basata su mercati grigi o neri,
quindi basata su occupazioni di suolo in disuso, è molto più facile farla a Seattle, ovviamente, che a Brembate, però c'è una grande storia di occupazioni anche in Italia, c'è una grande storia di sommerso, di economia grigia anche in Italia, anche nei centri sociali. Quindi è molto semplice da fare, ma ha un orientamento che è assolutamente tecnologico. Cosa manca nell'accelerazionismo incondizionato? L'accelerazionismo di sinistra ha un enorme quantitativo di saperi accademici, ha un enorme quantitativo di saperi scientifici ed economici, ha un grande quantitativo di esperti, che anche l'accelerazionismo di destra, quando non sono esperti campati per aria, che ti dicono le baggianate tipo Jordan Peterson, i cervi maschi sono uguali all'Homo sapiens maschio. Quindi si scontrano per conquistare le femmine, quindi tutte queste coloriture della sociobiologia di destra. Avere degli esperti è un punto di forza enorme. Quello che è andato completamente a mancare, ovviamente non stiamo noi a recuperare, forse ci abbiamo provato su certi elementi concettuali, è l'elemento predittivo. L'accelerazionismo condizionato ha tre o quattro assi nella manica sulla predittività del futuro. Sono quelli della guerra, l'iperguerra, sono quelle delle zombie politics, politiche automatiche, che continuano ad andare avanti anche se nessuno vi partecipa più. Quindi l'idea sull'automazione del capitale, che comincia adesso, quindi sulla produzione di una mano invisibile, e sull'intersezione tra questa mano invisibile della guerra e la mano invisibile dell'economia, del capitale, i modi in cui si vanno a incontrare sul nodo dell'intelligenza artificiale, dell'economia algoritmica, anche di tutta l'epistemologia algoritmica, la peer theory su cui Land e Edmund si spaccarono veramente tantissimo all'epoca, qualche anno fa. L'accelerazionismo è innanzitutto un sapere che fonde dei saperi, un ammasso, una poltiglia di saperi, sono scientifico, il sapere economico, il sapere narrativo della fiction, il sapere mitologico, il sapere esoterico, il sapere filosofico, tutti questi strumenti qua. Noi cerchiamo di riprenderli perché siamo molto legati alla CSRU, ma tendenzialmente sono andati persi. Se tu hai questi strati, queste stratificazioni di metodologie e le conosci anche un pochettino, giusto per saperle manovrare, ottieni dei diagrammi del futuro, tutto il numogramma, che è quell'orribile cosa che io non capisco, che sembra la Cabala, ma che non è ovviamente la Cabala, ma è un'arte, una disciplina numerica che gli assomiglia. Serve anche a disporre degli eventi e a ricavarne poi una predittibilità, vederne come si andranno a sviluppare, poter avere un quadro. Quando vado a fare i tarocchi e gli Ching, non cerco di predire il futuro tra gli idiota, cerco di predire il futuro attraverso dei sassolini e delle pagliette. Sto cercando di ottenere un quadro che è un calco, una mappa del reale, una cartografia da quale partire. Anche quando vado a fare i tarocchi, mi servono dei simboli, dei segni, mi permettono, disposti in un certo modo, di avere una lettura, magari è cantata per aria, ma io troverò sempre come legare i segni nella mia mente ai segni che ho sul tavolo, ai segni che vedo nella realtà, quindi a produrre catene semiotiche che poi mi possono dare un'interpretazione. E questo nell'accelerazionismo, e anche in gran parte nell'accelerazionismo incondizionato, cioè, andrebbe, se si volesse rianimare veramente l'accelerazionismo, bisognerebbe metterci più saperi diversi, differenti, non andare a fare solamente la sfera, la cazzo di sfera attorno al sole, e l'algoritmo e l'automazione della società. Ci sono altri saperi, per esempio il sapere del recupero, del recuperare gli oggetti, come si chiama? Il salvage punk. Salvage Punk. Salvage punk è uno di questi ed è fondamentale perché, cioè, se noi occidentali non lo facciamo, tutte le altre popolazioni del mondo lo fanno. Perché sono poveri, sì, ma tanto loro non sprecano il litio, recuperano pezzi tecnologici. E questo è il futuro, perché se noi ci troveremo in una situazione svantaggiosa a causa del cambiamento climatico, il solar punk è bellissimo, ma intanto devi recuperare i pezzi delle cose, di quello che c'è stato prima, di quello che ti trovi attorno, le rovine. Per campare tra le rovine c'è bisogno di non avere più queste epistemologie strette, maglia stretta, ma avere uno sguardo più ampio sul mondo. No, invece noi facciamo tutto il contrario, poi stavo pensando, Sì. cioè, recupero cosa, recupero di tecnologie cosa, cioè. Sì.
Anzi, progettiamo oggetti tecnologici in modo tale che siano obsoleti dopo 2 anni. Cioè, questa è la società occidentale. Sì, io non so che altro aggiungere. Anzi, no, cioè, ok, ma ultima domanda. L'ultima domanda, credo. Veloce, sì. Poi dico anche se ci sono domande in chat, fatele adesso, così siamo un po' in ritardo. Così, sì, però... siamo un po' in ritardo. Chiediamo scusa, ovviamente, Enrico e Claudio che stanno da 2 ore e un quarto qui. Un sequestro di persone. Ci salutiamo e basta. Però anche per chiudere, cioè, appunto, volevo chiedere ad Enrico, dato che nel suo saggio parla di estinzionismo passivo ed estinzionismo attivo, e comunque cioè, hai sviluppato molto poi all'interno l'estinzionismo passivo, però poi appunto quello attivo che magari era, cioè, che poteva essere un invito, ecco, all'azione in senso lato, l'ho visto lasciato un po' verso la fine. E quindi appunto cosa intendi per estinzionismo attivo e quale può essere l'invito, ecco, di questo estinzionismo attivo? Domanda da $1 milione. T'hanno fregato. Allora, rispondendo, allora ti do 2 risposte. Una dell'Enrico dei tempi, cioè quello che volevo dire in quel testo e quello che direi invece ora. Perché quello che volevo dire nei testi era più o meno quello che stavo dicendo prima sull'accelerazionismo, cioè proprio in questo loop maniacale proprio da speed, un po' incattivito, per cui tutto quello che volevo dire era: accettiamo il fatto che il futuro è molto più grande di noi, che l'estinzione è una delle opzioni, ma dobbiamo riuscire ad aprirci il più possibile, a mettere da parte i nostri interessi e riprogettarci completamente, quasi proprio a livello biologico, per un futuro che potrebbe non comprenderci. Per cui c'è questa sorta di... tanto che poi i miei riferimenti finali erano oltre a Bataille, che vabbè, cioè nel senso... usato e abusato da me in questo testo, erano la mistica, per cui proprio queste visioni di persone che si lasciavano annichilire da qualcosa che non potevano comprendere, e utilizzare questo un po' come programma etico del futuro, cioè noi non sappiamo quello che ci sta per venire incontro, però dobbiamo essere pronti ad accettare questa non conoscenza e anche essere abbastanza forti dal saper, dal governarla in un certo senso, cioè dall'esserne un po' padroni in senso lato, cioè dobbiamo diventare effettivamente delle persone sufficientemente forti da sopportare un futuro completamente alieno. Quello che mi verrebbe da dire ora, e un po' Claudio l'ha anticipato prima, è che questo non basta, cioè questa idea per cui il futuro è gigantesco, complesso e inumano è sicuramente qualcosa che credo ancora, ma allo stesso tempo penso che ci servano anche delle posizioni etiche intermedie e probabilmente arricchirei il saggio che ho scritto in questo modo, cioè uno dei temi trattati è la memoria, il passato, le rovine, la nostalgia. Quello su cui batterei oggi è probabilmente, appunto, come diceva Claudio prima, il salvage punk, quel punk della salvezza che sta un po' emergendo adesso come tendenza del dibattito etico contemporaneo, per cui... se prima la memoria, la malinconia, la nostalgia, le rovine erano viste semplicemente come una sorta di malattia, ora potrebbero essere viste come un modo con cui noi guardiamo alle cose che ci stanno intorno e cerchiamo di immaginare come potremmo utilizzarle in maniera diversa. Ovviamente ci sono i casi eclatanti e molto pratici come le nostre tecnologie, cioè ritornare proprio a un'etica hacker, che vuol dire rimpossessarci di come funzionano i nostri strumenti tecnici e farli funzionare in maniera diversa, in maniera programmata per un futuro più ampio, più sostenibile, tra virgolette, più che sostenibile, diciamo più aperto anche a un mondo che non comprende soltanto noi e quindi non comprende soltanto i nostri interessi. In più ci sarebbe forse anche il lato più psicologico di questo salvage punk, cioè questa sorta di clemenza nei confronti del nostro malessere e della nostra malinconia, cioè di prenderlo seriamente, di
rispettare quel ragazzino che vive dentro di noi e che un po' ha guidato tutto il libro e di prenderlo un po' come guida, cioè che ci sono tante cose buone da salvare in quel tipo di vita, nella vita prima di tutti gli obblighi del mondo triste e strutturato che ci troviamo intorno, cioè che c'è proprio una vita fuori dalla noia contemporanea che possiamo salvare e che dobbiamo salvare in un certo senso. Per cui probabilmente sì, se dovessi ritornare ora sulla questione dell'estinzionismo, diciamo che lascerei forse un po' da parte il lato più nichilistico, cioè non lo lascerei da parte, me ne assumerei le responsabilità complete, però aggiungerei anche la necessità di prenderci cura di noi stessi e degli altri in senso ampio, cioè degli oggetti tecnici, degli animali, del mondo in generale in una maniera nuova, in una maniera che appunto non ha noi come punto focale. Ok, Sì. appunto, cioè, anche a proposito di questo, dicevi cosa avrei detto al tempo e cosa direi ora? Chiedono in chat. Domanda forse spoiler: adesso che Demonologia rivoluzionaria sarà pubblicato anche per Urbanomic, ci saranno testi nuovi o modifiche dettate da vostri cambiamenti rispetto a quanto avevate scritto? Se si può dire, Madonna. chiaramente. Allora, Intanto comunque complimenti, avevamo scritto stamattina, vabbè, però appunto il libro sarà pubblicato, sarà tradotto e pubblicato per Urbanomic il prossimo anno, quindi sì, assolutamente complimenti. appunto, una cosa su cui discutevamo entrambi era appunto proprio il fatto che è un libro che secondo noi almeno è destinato a far discutere, a far parlare in futuro. Cioè, dicevamo letteralmente questo, ci si può scrivere, ci possono scrivere un'altra marea di cose su questo testo. Sì, quindi Cioè, anche per questo magari chiedevano, cioè ci saranno delle sì. O aggiunte da parte vostra o delle modifiche. comunque di chi tradurrà, da parte di chi tradurrà. Anche Allora, questo. faccio lo spoilerone. Io faccio lo spoiler io prima, faccio lo spoiler. Vai, forza. Io ho proposto di intervenire sulla ristampa. Ho proposto di contattarci tutti e intervenire sulla ristampa per vedere se. Quindi questo sta in forse. Vediamo, ne dobbiamo parlare. Allora, poi penso che, almeno da parte mia, modifiche sostanziali non ci saranno nei miei testi, nel senso che per me il passato, è un po' una cosa sacra ed è giusto che resti così, cioè voglio che resti per quello che era. Intervenire ora sarebbe veramente un po' un atto di restauro che non mi sento di fare, cioè con tutta l'irresponsabilità, la schifezza che c'è dentro, i passaggi che leggo mi viene da dire ma sei scemo, avresti potuto scrivere in 100 modi migliori, però me li tengo. E sarà così anche per la traduzione inglese, che tra l'altro verrà fatta da Robin Mackay, il fondatore di Urbanomic, che sta lavorando sul testo, che è una persona veramente squisita, e sta lavorando in una maniera fantastica con tutti noi. Quello che ci sarà di nuovo nell'edizione inglese sicuramente è una prefazione di Amy Ireland. Amy Ireland è uno dei membri fondatori di Laboria Cuponics, il collettivo che ha scritto il manifesto xenofemminista, ed è stato un po' il nostro lume tutelare durante la stesura di questo libro, per molti versi, cioè un sacco di letteratura occulta viene da lei, molte ispirazioni sull'accelerazionismo vengono da lei. E i primi testi che furono pubblicati del gruppo di Nun furono editi da lei. Cioè, lei si prese proprio in carico il testo e Astrologia Catastrofica, prima di uscire in italiano, uscì in inglese e venne curato da lei. E lei scriverà una prefazione al testo, per cui ci sarà questa sorta di punto di vista esterno che non vedo l'ora di leggere, francamente. Però sì, per il resto penso che da un certo punto di vista ci sarà anche un rispetto per il passato e per quello che è stato, che probabilmente ci impedirà di intervenire sostanzialmente sui testi, o almeno sui miei. No, non nessun tipo di intervento sostanziale, per carità. Da parte le cose non tende. Il passato è irreversibile.
Sì, ci sarà giusto aggiunta in più un testo che ho pubblicato sul Not mio, che è Catholic Dark, che è abbastanza corposo, è lungo, è andato perso per una svita mia, perché sono scemo essenzialmente, e verrà aggiunto un'edizione definitiva in inglese. Cioè, è un libro che avrà anche le illustrazioni nella versione inglese, cioè è la prima volta che mi capita di avere un libro che poi va con la prefazione. Le illustrazioni, l'estetica definitiva, il testo perso nella sua versione inglese, quindi cambierà effettivamente qualcosa, nulla di sostanziale, a meno che Robin non va con Google Traduttore e fa una versione 2.0 del Certo. libro. Tra l'altro, ultimo spoiler: se volete sapere come sarà la copertina, andate a vedervi la copertina della CCRU e potrebbero esserci degli indizi. Ok, degli iscritti della CCRU intendi. No, la No, non è proprio copertina forse. copertina, aspetto La grafico. copertina, Guardate sì. delle Ah, robe, potrebbe. il sigillo della ah, CCRU. ok, adesso ho capito. Ci sono Sì. Ci anteprime. spiace non potervi rilevare chi c'è dietro il gruppo di Nun, comunque, perché vabbè, niente. Agamotto. Secondo Claudio c'è la camorra. Crediamo, prendiamo per buona questa ipotesi. Quindi niente. Penso che veramente abbiamo detto tantissime cose, sono stati un po' i problemi tecnici purtroppo Sì, ultimi, scusa, la luce che si spegneva ogni 30 secondi. ma questo fa parte un po' Il bello della diretta. della, anche La della magia della diretta. serata e delle energie Sì, che sono state sono state infuse convogliate durante questa in lunga serata. questo rito di 2 ore e 25 che è stato fatto stasera. Niente, non so se volete aggiungere qualcos'altro per concludere. Penso che abbiamo detto veramente tante cose rispetto a quello che è stato scritto nel libro. Quindi niente. Okay, direi che non c'è nient'altro da Non c'è aggiungere. niente Saranno da anche aggiungere. stanchi, Sì, 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 saranno sì, anche sì, sì. molto stanchi dopo Assolutamente. appunto 2 ore e mezza. Quindi, E niente, grazie mille, raga, per essere stati qui con noi stasera. Grazie mille per chi ci ha seguito. fino ad ora, gli eroi Grazie che sono rimasti fino ad ora. tantissimo. 14 Sì, eroi, eroine finora. ne abbiamo persi un po' per strada, però ok, cioè eroi. E grazie a tutto. Grazie a tutti, ci vediamo lunedì come al solito. Sì, è intanto intervenuto Nisi, ok. Ok, vai, condici, dici. Sì, eccola qui. Niente, ci vediamo lunedì come al solito per la nostra tag per chi ci vuole seguire. Grazie mille a tutto. Ecco, stanno salutando. E niente, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte a Buonanotte, tutti. grazie tantissimo.